chi è Corrado Malanga. Corrado Malanga è docente di chimica e chimica organica presso l'Università di Pisa, dove lavora anche come ricercatore. È un personaggio curioso, chi avrà modo di conoscerlo saprà intendere il perché. È una persona che circa un ventennio fa, per una serie di motivi, ma neanche per dimostrare che fosse vera o falsa, solo per capire cosa ci fosse, si è avvicinata alla fenomenologia ufologica, con un approccio di stampo galileiano, cioè è vero tutto ciò che è riproducibile in laboratorio, quindi diciamo pure prendendo tutta una serie di distanze. Poi di lavoro in lavoro ha cominciato a convincersi che c'era qualcosa di più, che il fenomeno era vero, e da quel punto ha dedicato la sua vita a queste ricerche, fino a dare delle risposte concrete che oggi valuteremo tutti voi, avete il programma, quindi avremo una prima parte della mattinata piuttosto teorica, oggi pomeriggio poi andremo molto più sul pratico fino ad arrivare appunto alle opere, alle esperienze extracorporee. Avere qui Corrado è una gioia per tutti noi, quindi io non vado a rubargli altro tempo. Signore e signori, Corrado Malanga. Fare una bella camminata oggi, perché dobbiamo dire un sacco di cose e come al solito c'è una grande difficoltà quando devo cominciare queste cose, perché? Perché tutte le volte non so se partire come faceva qualche ufologo italiano dal 1947 oppure dire basta, la sappiamo già questa storia, e in effetti io faccio così, cioè in realtà
quello che diremo oggi parte da un presupposto. Gli alieni ci sono qui e fanno delle cose. Quello che noi oggi vogliamo vedere non è discutere se questo fenomeno esiste o non esiste, questo l'abbiamo già visto. Da 47 a oggi, sai quante discussioni abbiamo fatto? No, oggi dobbiamo cercare di capire di più sul fenomeno, cioè entrarne dentro, riuscire a, se ce la facciamo, a capire questa cosa. Io, vabbè, è un po' di tempo che mi occupo di queste cose. E la nostra difficoltà all'inizio è stata quella di trovare una metodologia. Sapete questa cosa qui, come funzionava? All'inizio io avevo l'idea malsana che bisognasse convincere l'opinione pubblica, gli scienziati, che il fenomeno esisteva. Quindi cercavo di trovare delle prove, di fare delle misurazioni e di portare questa roba allo scienziato di turno, il quale mi avrebbe, secondo me, dovuto dire, eh sì, però, caro, ci sono queste cose, ganzo, guarda com'è strana questa roba, sì. Invece non succedeva così. Te gli porti una prova, quello che io ritengo una prova, una misurazione, una fotografia, un filmato, e lui ti dice, hai sbagliato perché il filmato è falso. Gli porti una risonanza magnetica nucleare di una roba trovata nel terreno, dice, lo strumento non funzionava. Gli porti la testimonianza di uno che ti dice, ma io mi si è aperto il muro di notte, è entrato uno che sembrava un serpente alto 2,20 m e quello ti dice, ma figurati se è vero, questa è roba da fumetti. Non ci se ne usciva. A un certo punto abbiamo dovuto cambiare strategia. Perché? Perché a noi cosa ce ne poteva fregare di meno di convincere lo scienziato? A noi ci interessava invece informare l'opinione pubblica, il che è un altro target, è un altro bersaglio, una cosa completamente differente. E allora ce ne siamo fregati della scienza. Anche perché, mano a mano che si andava avanti, io cominciavo a capire che la scienza aveva dei grossi problemi. Certo, Galileo, anima sua, voglio dire, io sono a Pisa, Galileo ha rischiato il rogo, illo tempore a Pisa, perché diceva che il sole stava fermo e la terra gli girava attorno, e aveva il cannocchiale che qualcuno dice l'ha inventato lui, invece non è vero, poverino Galileo, anche lui vedi come professore moderno, aveva rubato questa cosa a un altro professore dell'Europa del Nord, ma non lo diceva nessuno, non l'ha mai detto, l'ho fatto io, però lo faceva capire insomma che era lui quello che l'aveva fatto, ma non era vero. Prendeva il vescovo di turno, il prete gli faceva vedere, guarda, metti l'occhio nel cannocchiale, vedi? No, non ci si può mettere l'occhio nel cannocchiale, perché il cannocchiale è un'arma del diavolo e quindi non si può guardare. Ecco, non è cambiato molto da allora a oggi. Qui siamo, qui oggi, per cercare di risolvere questo problema. Vediamo se ci riusciamo. Nel frattempo, tutta una serie di metodologie avevamo cercato di mettere a punto. Metodologie che non servivano però per misurare la fotodensitometria delle fotografie, l'autenticità dei filmati, l'analisi spettrofotometrica del terreno su cui i testimoni avevano visto poggiarsi un UFO. No, niente di tutto questo, via, questo passato. Dovevamo guardare nella testa delle persone, i testimoni. Cosa facevo? Gli aprivo la testa? Come si fa a guardare dentro la testa di una persona? Dovevamo trovare dei sistemi per poterlo fare. Questi sistemi noi li abbiamo trovati, li abbiamo corretti, li abbiamo messi a punto e funzionicchiano. Allora, vorrei oggi che ogni tanto voi vi metteste nei miei panni, perché cercaste di capire qual è stata la difficoltà, qual è la difficoltà mia nel rapportarmi a determinate situazioni. All'università dicono, è quello degli UFO. Sì, è vero, è quello del UFO, però io purtroppo c'ho più di 50 pubblicazioni sul Chemical Society inglese e americano e quindi non è che mi possono buttare tanto fuori, perché io sono uno che sa la chimica organica, quindi al contrario di alcuni docenti che hanno vinto dei concorsi truccati. E quindi come? Un mio dottorando mi disse un giorno, senta dottore, ma come fa lei, che è una persona così intelligente, a credere a queste cazzate?
Ecco, e cosa gli rispondi a questo qui, no? Questo è tanto per dare un'idea della difficoltà. Però, mano a mano che noi facevamo delle cose, avevamo cominciato a tirar fuori degli scritti. E in questi scritti erano andati in giro per internet, per le librerie, eh? E la, perché l'avevamo fatto? L'avevamo fatto perché volevamo lanciare un amo e vedere che cosa pescavamo. Cioè, io ho scritto tanti anni fa un libro, che è la storia di Valerio Lozzi, che è un ragazzo di Genova, che ha avuto un'esperienza di adduzione. Ma perché l'ho fatto? L'ho fatto perché la gente ci si riconoscesse e magari mi scrivesse e io potessi in qualche modo prendere contatto con queste persone e cercare di valutare se quello che era successo a Lozzi poteva essere successo anche a tante persone e avrei fatto una statistica. Bene, da una parte questa operazione è perfettamente riuscita, dall'altra parte oggi ricevo 180 mail elettroniche al giorno, il che vuol dire che abbiamo superato le 16.000 e stiamo andando sulle 20.000 lettere all'anno solamente di posta elettronica. Ed è da lì che voglio prendere spunto. Perché come si fa a credere che esista un fenomeno come quello dei rapimenti alieni? Se ne parla, no? Ma hanno detto che c'è questo fenomeno, ci sarebbero gli alieni, ma figurati te se questi vengono su questo pianeta a romperci le palle. E farebbero delle cose. Allora è importante in questa prima fase le testimonianze. Le testimonianze che ovviamente alcune di queste ve le voglio leggere, perché sono troppo belline. Poi vediamo come affrontare la cosa, perché da queste testimonianze nasce una cosa che si chiama test di autovalutazione, che serve per capire, almeno nel nostro intento, se una persona è stata oggetto di interesse alieno oppure no. Per esempio questo signore. Ho un bambino di 5 anni, splendido, solare, gioioso, giocoso e con una sensibilità spiccata, come probabilmente tutti i bambini della sua età, mi scrive questo signore. Però negli ultimi mesi sono accadute cose che per qualche verso sono un po' strane. Simone, si chiama così, ha cominciato ad avere paura di dormire nella sua cameretta perché dice che ha paura del buio e che dei mostri entrano nella sua cameretta dalla porta, anche con la luce accesa nel corridoio, ma noi di notte non lasciamo nessuna luce accesa. Ha perso per 2 volte sangue da una sola narice, improvvisamente. Addirittura mentre era a cena, ora che frequenta l'ultimo anno di asilo, incomincia a scrivere e spesso incomincia le sue parole a volte incomprensibili, da destra verso sinistra. E l'ultima cosa strana è successa una settimana fa. Sua mamma, come ormai quasi tutte le sere, lo ha addormentato al nostro letto. Dopo una mezz'ora Simone si è addormentato e mia moglie è venuta giù in sala con me. Dopo alcuni minuti Simo è sceso, dicendo appunto di avere paura. Gli abbiamo detto di tornare in camera ad aspettare la mamma, che sarebbe arrivata presto, e fin qui tutto normale. Quando mia moglie è tornata su, Simone la stava aspettando fuori dalla camera, in cima alle scale. Sono andati a letto, dopo alcuni minuti, forse 15 o 20, mia moglie suona il campanello della camera per chiamarmi. Vado su e trovo mia moglie terrorizzata e Simone in uno strano stato. Il giorno dopo abbiamo parlato e mia moglie mi ha raccontato di aver visto una mano con le dita fini, lunghe, ai piedi del letto, mentre combatteva un sonno improvviso. Poi si è svegliata quasi subito ed ha visto e percepito Simone in modo strano, cosa che ho notato anch'io quando sono salito in camera. Il bambino aveva gli occhi spalancati, le pupille enormi e mi è sembrato per un attimo come scollegato. Sensazione che ha provato anche mia moglie, ma tutto questo è durato per alcuni secondi, ma dopo Simone non voleva più dormire, nonostante fosse un'ora tarda, per lui era come schizzato, comunque su di giri, ma in un modo che non gli appartiene. Ho cercato di indagare, ho chiesto la descrizione della mano vista da mia moglie ed aveva 4 dita. Ho chiesto se aveva sentito qualche odore e mi ha detto di aver sentito un odore nauseabondo. Per mia moglie, ciò che ha visto, sentito e la paura che ha provato sono reali. E io ho paura che siano veramente reali queste sensazioni, anche perché lei non è la prima volta che percepisce, sente, vede e mi racconta cose al limite della realtà. Sinceramente, io ho creduto più di una volta, e più che altro percependo le sue sensazioni di paura o altro. Poi,
conoscendo la sua storia e le sue origini, credo che lei sia più vicina di altri a cose che di solito non si percepiscono. Mia moglie è di origine brasiliana, ma è stata adottata a soli 5 anni da una famiglia italiana, dopo che la sua mamma è morta bruciata, io aggiungo combusta viva, durante un rito voodoo, mentre tentava di portare con sé la figlia, la bambina piccola. La bambina piccola gli è stata strappata dalla mamma, mentre questa aveva spontaneamente preso fuoco. Ne parleremo, fenomeni di combustione spontanea. È una storia inquietante e lei, la moglie di questo signore, porta con sé ancora questo ricordo molto lucido che ovviamente conoscono solo pochissime persone. Io non so come correlare questo a ciò che ha appena descritto mio figlio, ma il solo pensiero che ci potrebbe essere qualcosa che disturba la vita di mio figlio mi fa veramente incazzare. Ora cercherò di fare con Simone il Marit, ne parleremo, è un test. Vorrei precisare però che il bambino non è cambiato per niente nei suoi atteggiamenti quotidiani, eccetera, eccetera, eccetera. Questa lettera, come tante, ti arriva. Un signore ti dice, ah, senti, hai bisogno di comunicarti delle cose. Ma che sono importanti queste cose? Ma in fondo, può essere un sogno, può essere un'allucinazione. Avevano mangiato la fonduta alla sera. Quali sono le cose che mi facevano pensare che qui sotto ci fosse dell'altro? Semplice. Quello che è stato percepito è una mano con quattro dita. La mano con quattro dita è quella di un essere alieno che viene descritto da migliaia di persone. Quattro dita, tre e il pollice opponibile, lunghe, nere, strette. E poi dice che sentiva un odore fetido, schifoso. Le descrizioni di tutti i nostri soggetti accomunano le due cose assieme. Strano. Poi noi avevamo fatto uno studio, anche abbastanza recente, e avevamo messo in relazione la combustione spontanea, che è un fenomeno incredibile, con i fenomeni di rapimento alieno. Di cosa si tratta? Cos'è la combustione spontanea? La combustione spontanea è un fenomeno nel quale un soggetto prende fuoco spontaneamente. Ne parleremo un po' più diffusamente fra 5 minuti. Avevamo pensato che potesse essere dovuta, pensate, all'alieno, il quale, con qualche misterioso raggio trattore, cerca di prendere l'addotto, di rubarlo, di portarlo via, e magari, siccome è poco pratico, gli ha dato troppa corrente. Non era così, ma era un'ipotesi di lavoro, permettetemi che io debba fare qualche ipotesi di lavoro ogni tanto, se no poi non so cosa verificare se non ho fatto un'ipotesi. Non era così. Scopriremo che c'è un'energia all'interno dell'essere umano che quando l'alieno arriva si oppone. E siccome è un'energia molto forte, a volte si oppone in un modo molto brusco e ci sono dei fenomeni di combustione spontanea. Quando ci accorgiamo di questo, cominciamo a chiedere ad alcuni addotti, alcuni del nostro parco, così, se nelle loro famiglie c'erano stati fenomeni di combustione spontanea, che peraltro sono abbastanza rari. Non tantissimo, ma abbastanza rari. E la scienza non ha dato nessuna spiegazione di questo. E abbiamo trovato due casi di combustione spontanea, che sono tanti, perché il fenomeno è veramente raro. Sono tanti. Allora io cosa dico? Senta, signor Coso, visto che le cose stanno così, le mando un test che deve riempire sua moglie. Hai visto mai? Il test che è il test di autovalutazione. È un test fatto di un certo numero di domande, è arrivato alla versione 4, e queste domande cercano di mirare, di capire, di far entrare nella testa delle persone e di sollecitare alcuni tipi di risposte. Inconsciamente, le domande sono incredibilmente strane, ma sono estremamente funzionali. Hai mai perso sangue dal naso? Il bambino aveva perso sangue dal naso, ve lo ricordate? Perché si perde sangue dal naso? Si perde sangue dal naso perché l'alieno ti spara con una pistola un proiettile nella narice destra, a meno che tu non sia mancino, e allora te la spara nella narice sinistra, rompe lo sfenoide e fa incastrare un microchip all'interno del cranio, di fronte alla ghiandola pineale.
microchip che può essere ritrovato attraverso una normale risonanza magnetica nucleare o una tomografia assiale computerizzata, o in alcuni casi anche una RX, una lastra. Per questo tutti gli addotti, o quasi tutti, hanno, ma una stragrande maggioranza, hanno perdita di sangue dal naso. Ecco perché ne avevamo scritto: hai mai perso sangue dal naso? Il dottore risponde: no, mai perso sangue dal naso. Cominciamo male. Hai mai avuto disturbi dell'udito ad un solo orecchio sotto forma di suoni strani? Sì. Cosa vuol dire questo? Nel nuovo test c'è proprio una specifica. L'addotto perde sangue dal naso dalla narice destra, si trova con una pallina incastrata qui dietro l'orecchio destro, e questo perché tutti questi strani microchip o cose che vengono introdotte, la cui poi vicenda dell'introduzione del microchip verrà ricostruita nell'ambiente ipnotico con l'ipnosi regressiva, bene, tutte le persone che perdono sangue dal naso e narice destra hanno la pallina nell'orecchio destro, ma tutti quelli che perdono sangue dal naso e narice sinistra non hanno la pallina nella parte sinistra. Per quale motivo? Perché il cervello, come sapete voi, è lateralizzato. L'ipnosi funziona proprio in questo modo, lo vedremo. Lateralizza il cervello, che la parte sinistra non sappia cosa fa la destra. Metti a dormire la sinistra e parliamo solamente con la destra, cioè l'inconscio. E allora ci rendiamo subito conto che qualsiasi controllo che deve essere fatto attraverso un microchip può essere fatto solamente sul lobo sinistro, non sul lobo destro. Il lobo destro tecnicamente l'alieno non lo può controllare. Ed ecco che perfettamente tutte le volte che noi abbiamo un addotto mancino abbiamo tutti gli impianti dei microchip spostati dall'altra parte. Sarà stato un caso? Ma strano. Hai delle cicatrici sul corpo che non ricordi come ti sei procurato? Dice, fino da 27 anni che ogni tanto mi compare una cicatrice. Hai mai avuto crisi depressive? Sì. Perché l'addotto ha crisi depressive? Anche gli esseri umani normali hanno crisi depressive. L'addotto ha vergogna di essere crisi depressive perché ha vissuto una vita tremenda, una parte di vita di cui non si ricorda niente, sa che esiste a livello inconscio, sa che sono venuti a prenderlo, sa che gli hanno fatto un mazzo così, ma non se lo ricorda, se non sotto forma di incubo. Ho capito, ma il proprio inconscio te lo ricorda. E soprattutto gli eventi che si sono verificati nell'ambiente alieno sono tremendi, quindi c'è qualcosa di irrisolto. Hai mai sognato una persona uguale a te, una coppia? No, mai. Questa domanda è importante, perché c'è un momento dell'adduzione, lo vedremo, in cui il soggetto vede una uguale a sé, o uno uguale a sé, lì, e lì c'è una crisi di perdita di identità. Chi sono io? Sono io o è quello lì io? E sapete cosa succede? Che le crisi di identità portano al suicidio. La maggior parte degli addotti ha istinti suicidi. Quindi noi ci troviamo di fronte, ancora la scienza ufficiale ti potrebbe dire, vedi che stai studiando una nuova, un nuovo insieme di matti, che secondo le nostre statistiche sono in Italia 650.000. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli psichiatri non si sono accorti che c'è da guadagnare un casino con questa cosa. Che strano, eh? Ti sei mai sentito come se provenissi fisicamente da un altro pianeta? Non saprei dire se da un altro pianeta, ma provenire da un altro posto, fisicamente non raggiungibile. Questa è una risposta incredibile, perché è il tuo inconscio che ti dice io non sono di qua, io vengo da un'altra parte, quindi ci hanno messo ma non ci volevo venire. E questa è una cosa che detta qui, ora, non ha grande significato, ma alla fine forse della serata un'espressione del genere acquisisce un certo tipo di valore. Hai mai trovato oggetti stranamente fuori posto, sia sul tuo corpo, anelli, collane, piercing, eccetera, che nell'ambiente dove vivi? Sì, mi è capitato, ma è anche vero che sono molto distratta. Notate come le persone che rispondono al test di autovalutazione, almeno per il 99%, perché 1% di schizofrenico c'è sempre, è il primo a non credere e a cercare di razionalizzare comunque le proprie risposte, anche quando non sono razionalizzabili. Hai mai visto o sognato un essere non uguale a noi? Larga fattispecie, sì, credo di averne avvertito la presenza. Quanto era alto? Dipende, spesso meno di 1,50 m, altre volte altissimo, eppure curvato con la schiena. Come era vestito? Il piccoletto privo di vestiti ma ricoperto di qualcosa di viscido. Quello alto come un uomo primitivo, ma non erano abiti pelliccia, qualcosa di simile, ma attillati, molto colorati. Che odore aveva?
Non saprei dire se l'odore fosse di questi esseri, tuttavia quando ho percepito la presenza dell'essere più piccolo ho sentito un odore nauseante. Vedi cosa diceva il bimbetto? Tra il pesce marcio, le uova marce ed una discarica, un fetore mai sentito prima. Questa è la risposta che danno l'80% delle persone. Guarda, incredibile, una visione fantastica, immaginata, creata dalla fantasia, si associa sempre alla stessa percezione cinestesica dell'odore. Interessante. Questa forma di malattia ha delle caratteristiche interessanti. Quante dita aveva? Il piccoletto non ricordo, se 3 o 4. L'altro non so. Comunicava con te a volte, ma non con la parola, con la bocca. E solo se io mi interrogavo su questa strana presenza nel momento in cui la percepivo. Tutti dicono, non muove la bocca, mi parla nella testa. E allora cominciamo a capire che se questa è una forma di pazzia, la possiamo descrivere bene, perché tutti la descrivono nello stesso modo. Ti sei mai svegliato con la pelle colorata di giallo? Ma te, che domanda è questa? Ha una ragione questa domanda, perché molti dicono sì, questa risponde no, ma molti dicono sì. Colorata di giallo, addirittura se ti mettono sotto la lampada ultravioletta, fum, la luce di fum, come discoteca, spara nel blu. Hai mai avuto l'impressione di non riconoscere qualche tuo conoscente? O di non riconoscere te stesso? Di sentirsi fisicamente differente, con conseguente brevissima crisi di identità? Sì, molto spesso, mi capita di sentirmi diversa, svasata, scrive questa signora, ma soprattutto di percepire alcuni conoscenti completamente diversi da quelli che appaiono. La psichiatria, vai, tu sei uno schizofrenico multipersonale. Questo è quello che ti dice la schizofrenia, lo psichiatra. In realtà scopriremo che dentro la persona, l'addotto, c'è nella sua mente, nella sua testa, qualcos'altro che ha una sua identità e che l'addotto percepisce. E ogni tanto una parte del suo cervello si switcha, passa al controllo a questa parte aliena del cervello. E tu ti guardi allo specchio, alla mattina, in un istante in cui non ci stai neanche pensando, che il tuo subconscio è lì che sta pensando tutte le cose che deve fare, il lavoro, e per un attimo ti guardi e dici, ma io non sono quello lì. E vedi che hai le pupille verticali. Lo vedi, guardi le mani e fai, ma come mai oggi ho solo 5 dita? Per un attimo, e poi tutto cambia, tutto ritorna normale. È chiaro, la psichiatria parla chiaro, questo è un pazzo. Però tutti i pazzi che abbiamo collegato noi, tutti hanno questo problema. La psichiatria ci dovrebbe essere grata perché abbiamo scoperto una nuova malattia, psicosomatica, psichiatrica grave. Alcune, ve le leggo, di queste domande. Hai mai sognato visto degli esseri luminosi, simili a bambini fatti di luce? Sì. Ma non simili a bambini, piuttosto incorporei, eterei, ma con dei suoni di sottofondo, simili alle voci di bambini. Io mi ricordo Valerio Lonzi, il ragazzo con il quale scrivevo il primo libro ed facevo i primi studi, lui diceva, mi parlano nella testa, con voci di maschi e femmine tutti insieme, come se fosse un riverbero, diceva. Hai mai sognato di avere rapporti sessuali con un'altra creatura? Sì, spesso, sia con una creatura di statura piccola, sia con qualcuno, qualcosa, che aveva solo l'apparenza del mio compagno. Poi quando lo guardi bene scopri che non è il tuo compagno. E quando cerchi di recuperare questo ricordo scopri che tutta questa operazione non ha niente a che fare con dei rapporti sessuali. Niente, 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 niente. Ma la tua mente, non avendo la capacità di capire cosa sta succedendo, la interpreta in questo modo. Quanto era alto? Circa 1,50 m, oppure come il mio compagno, ma più grande, molto più grande. Allora, qui c'è una cosa interessante. La nostra mente vede le cose da un punto di vista legato alla sua coscienza. Se io credo che questo foglio sia un foglio, lo vedo come un foglio, ma se io questo foglio ho la coscienza che è una farfalla, lo vedo come una farfalla. Questo è il problema del perché, per esempio, alcuni scienziati non si rendono conto di quello che gli gira intorno.
perché la loro coscienza è bassa. Lavorano solo con il lobo sinistro, quello che dice che 2 più 2 fa 4, ma non lavorano con il lobo destro, quello che sente le cose attorno. Lo scienziato fa una cosa, lo sciamano ne fa un'altra, e ognuno dei due perdono metà del mondo. Questa notte è venuto mio nonno a trovarmi in camera, mi dice un ingegnere elettronico delle telecomunicazioni di Pisa. Ah, un cristone alto, siciliano. Ah sì, ero tutto nonno. E come fai a sapere che è tuo nonno? Era l'unico che c'era in casa, quindi siccome è entrato uno in camera mia, doveva essere mio nonno. Ah sì? E cosa faceva? Non lo so, era inginocchiato davanti al mio letto. Scusa, come fai a dire che... E per forza, mio nonno è alto 2 metri, questo era alto 1,20 m, quindi era mio nonno inginocchiato davanti al letto. Vedi che c'è qualcosa che non torna nel ragionamento. L'alieno cerca di utilizzare il tuo stesso cervello, la tua stessa corteccia cerebrale, per ribaltarti la realtà che ti circonda e metterla a suo favore. Io ho chiesto a mio nonno, ma sei entrato in camera stanotte? E il nonno ha fatto, io, in camera tua. No. Poi si scoprirà con un'ipnosi che quella cosa che è entrata non era il nonno e non era neanche un sogno. Come si fa a sapere? Ci sono le tecniche. Hai mai sognato di subire operazioni chirurgiche? Questo è un classico. Sì, all'utero, al cuore e nella testa. Vai. Hai mai sognato di essere in uno strano ospedale? No. Alcuni invece dicono sì, perché l'operazione chirurgica si fa in uno strano ospedale. Ti sei mai svegliato senza parte del pigiama o con una parte messa al contrario? Sì, e non solo, mi sono svegliata nuda o con un pigiama che proprio non avevo messo. Qui potrei raccontare degli episodi che hanno degli incredibili. C'è una ragazza che ha fatto tutto il percorso con noi e che ora si è laureata in psicologia a Firenze, la quale è la disperazione della mamma. Va a letto la sera con il pigiama, si sveglia, non ce l'ha più. E la mamma è incazzata perché gli deve comprare sempre i pigiami. Perché i pigiami scompaiono. Il figlio di un carabiniere che lavora alla base NATO di Livorno, con la sua mamma e il bambino, mi portano questo bambino e dice l'altra sera è successa una cosa strana. Cosa è successo? Abbiamo messo un bambino a letto con la maglietta pulita. Alla mattina il bambino dice ha fatto dei sogni durante la notte, ha sognato il geco grande che veniva a prenderlo e la mattina si è trovato con una maglietta che era sporca e non era la sua, non era neanche della sua misura. Sai, quando ne prendono tanti, il piccoletto, quando ti rivesti, un po' a capo. Il piccoletto c'ha un problema. Non sa a cosa servono gli strumenti intimi, non gliel'hanno mai spiegato, i 500.000 anni non gliel'hanno mai spiegato. Quindi quando ti devi mettere le mutande, non sa cosa fare, le butta e ti riporta senza mutande, e te la mattina sei senza mutande. Questa è quella stranezza che è legata sicuramente sempre al fenomeno di follia, perché questa è una follia. Hai mai avuto fenomeni di paralisi mentre sei a letto, caratterizzati dalla possibilità di muovere i bulbi oculari? Quasi tutte le notti e i pomeriggi negli ultimi 5 anni, prima dai 4 ai 12 anni, mi accadeva quasi tutte le notti. Perché si possono muovere i bulbi oculari? Perché quando arriva l'alieno fa una sorta di anestesia, che ha le stesse caratteristiche di un'anestesia quando ti fanno un'operazione chirurgica. Quando ti fa un'operazione chirurgica, te i tuoi muscoli non ci sono più, non senti più nulla, non li muovi più. No, ma il cuore continua a battere. Se si fermasse il cuore sarebbe un casino. Perché il cuore continua a battere? Perché le fibre del cuore sono fatte in modo tale che non fanno passare il farmaco. Bene, i muscoli che tengono l'occhio sono dello stesso materiale delle fibre del cuore. Ci siamo accorti di questa cosa, nel tempo, e abbiamo capito che non si poteva trattare di una paralisi notturna come viene spiegata dalla psichiatria, dove te sei in tostitoli e non sai se sei sveglio o non sei sveglio. Cosa dice la scienza? C'è un signore che si chiama McNally, che è un psichiatra americano molto importante, il quale dice che si tratta di momenti in cui te stai passando tra il sonno e la veglia e non sei ancora completamente sveglio. Allora hanno studiato che questi fenomeni producono delle strane cose, cioè la visione
che in realtà non c'è, di un essere piccolo, alto 1,20 m, con il pollice opponibile e con cappuccio nel rosso. C'è un altro signore che ha lavorato per il progetto NK Ultra americano, che ora lavora in Canada, stato per con la Marina e poi lavora in Canada, che è un neurofisiologo, Persinger si chiama, il quale sostiene che se te dormi vicino a un filo della corrente elettrica, che può essere quello della Bajoule che è sul comodino, la corrente elettrica emette un campo magnetico che ti colpisce la ghiandola pineale, e hanno studiato in laboratorio un fenomeno strano. Quando c'è questa vicinanza, te durante la notte sogni un essere piccolo, 1,20 m, con 3 dita, il codice opponibile e capoccioni, e anche puzzolente. Dopo che ci ha scritto 25 pubblicazioni questo qui, ci ha scritto, poi nessuno ne ha parlato, ma altri scienziati si sono un po' incazzati e gli hanno detto stai dicendo che sei di puttanate, e hanno scritto dei lavori che hanno completamente demolito scientificamente i lavori di questi due signori. Però è giusto sapere anche cosa dice la scienza, no? Hai mai perso la condizione del tempo? Dice questa voglia. Ci sono degli istanti in cui, e qui, la perdita della condizione del tempo non è una sensazione così, di quelle che ti possono succedere quando ti sei in macchina e fai la strada per tornare a casa, ti trovi a casa e non sai come ci sei arrivato, no? È meccanica la cosa. Il tuo cervello lavora per te, no? Qui andiamo oltre. Qui andiamo oltre. Sei in automobile, sei in autostrada, a un certo punto ti viene sonno, ti fermi vicino a una piazzola e a un certo punto l'unica cosa che ti ricordi prima di dormire è che una specie di padella luminosa ti viene addosso. E quando ti risvegli stai conducendo l'automobile, anzi no, c'hai l'automobile in una piazzola, ma sei al di fuori dell'autostrada. I fari sono spenti, non si accenderanno più, ma tu hai ancora il biglietto del casello. Perché non ci sei passato dal casello, sopra al casello. E perché non funzionano più i fari? Sapete come sono gli abbaglianti e gli antiabbaglianti? Sono tre aggeggi fatti così, c'è un filino qui e un filino qui, il negativo e due positivi. Quando dai corrente qui si accendono gli abbaglianti, quando dai corrente qui si accendono gli antiabbaglianti. Questo pippolino qui si era completamente distorto, come se fosse stato, erano così, attirati dall'alto. E si erano staccati i filamenti che ovviamente non avevano retto all'urto. Che cos'è che aveva fatto alzare i due pippolini del polo negativo? La forza paranormale di quello che guidava? Non lo so. Sì, bisogna farsi chiedersi delle cose. Qualcuno dei parenti ha mai raccontato di aver visto o sognato strane creature? Certo, se è toccato a te, è toccato anche ai tuoi nonni, ai tuoi bisnonni. Sì. Una confidenza in contemporanea, se così si può dire, tra me e mio fratello maggiore, ma più che creature, noi parlavamo di spiriti. Brasile. Hai mai sognato figure angelico-diaboliche, soprattutto da piccola? Sì, fin da piccola spesso vedevo anche da sveglia persone morte che si spaventavano. Vedevo creature diaboliche che volevano prendermi, che mi costringevano a fare cose che non volevo, che mi entravano dentro e bruciavo. Ve lo ricordate i fenomeni di combustione spontanea? Poi lo vediamo. E mi costringevano a fare cose che non volevo. Mi ricordo che lottavo, pregavo e a volte accadeva che non mi si avvinghiassero e credevo da piccola di essere riuscita a creare una specie di barriera nel letto che gli impediva di avvicinarsi a me perché avevo imparato a riconoscere la loro presenza e in qualche modo, ma questo per quanto sia possibile per una bambina, a mantenere la presenza e non lasciarmi scivolare nella stanchezza. Cioè tutte le volte che questa lotta col diavolo, se vogliamo, moderna, falliva, questo qualcosa prendeva il sopravvento sul soggetto. Hai mai avuto improvvise crisi di panico durante una visita medica? Perché questa domanda? La donna risponde, no durante una visita medica, ma all'improvviso mi è capitato sporadicamente e mi capita ancora. Le crisi di panico sono legate a fenomeni inconsci irrisolti. Vale la pena di raccontare brevissimamente, tanto per far capire come funziona la cosa, una addotta di Massa Carrara, di Massa, aveva delle crisi di panico tutte le volte che si fermava l'autobus sotto casa. Non capisce nulla. Allora noi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. L'autobus si ferma sotto casa, mette il folle.
e quando mette il folle i vetri al quarto piano vibrano così. Quando la donna sente quel rumore è lì che non capisce più niente e va in escandescenze. In ipnosi regressiva scopriremo perché. Perché questo rumore era un rumore simile al respiro di quella creatura alta, 2,40 m, che quando ti viene vicino fa così. E siccome te non ti ricordi a livello cosciente questo episodio, ma ne hai una coscienza incosciente, quando senti questo rumore, il tuo inconscio ti dice rumore agganciato a terrore. Senti il rumore, devo avere paura. E la testa, che è come un computer, va in crunch. Sapete quando col computer non riuscite più a appoggiare le dita perché la tastiera non funziona più? Uguale, funziona solo l'inconscio. L'inconscio è un bestione. Chi ha solo l'inconscio non può fare il politico, perché l'inconscio riconosce il bianco e il nero, ma non tutte le sfumature di grigio. Buono o cattivo, acceso o spento? Sì, no. Quindi sente un rumore, non è che ha la capacità mediatrice del subconscio di dire vediamo se questo rumore è quello effettivamente sentito quella volta per cui mi devo spaventare, oppure è un rumore simile, che non c'entra niente. Non me ne frega niente, sento un rumore, spavento. Allora prendi il soggetto, lo metti in ipnosi, gli fai capire all'inconscio che quel rumore non è uguale a quell'altro dell'autobus, tiri fuori la donna dall'ipnosi e lei non gli viene più l'attacco di panico. Se andava dallo psichiatra, magari ci stava 12 anni, gli davano anche 40 quintali di Prozac e rimaneva con suo problema. O nella migliore delle ipotesi lo sostituiva con un altro. Hai mai pensato che i tuoi genitori non fossero i tuoi veri genitori? Ma che strana domanda. Considerato che io sono stata adottata, dice lei. Hai mai avuto esperienze di ove? Oh, ma se ne parla, ma c'è scritto qui, è nel test di autovalutazione. Sì, purtroppo, e mi ritrovo angosciata, inquieta, spossata, quando svanisce questa sensazione di sentirmi trascinata, aspirata come in un vortice, e mi vedo, e vedo ciò che mi attorna. È un incubo bruttissimo. Ci accorgemmo, diversi anni fa, che gli adulti avevano una caratteristica, erano caratterizzati tutti, 99,9%, da racconti di esperienze di opere. Out of the body experience. Sai quando te ti vedi fuori del tuo corpo, che te sei lì che dormi e te svolazzi nella stanza? Vuol dire quello. Ci eravamo chiesti perché. E il perché venne fuori a un certo punto dall'analisi di una ipnosi regressiva in cui una signora veniva introdotta in un ambiente alieno, così dice l'ipnosi regressiva, poi vi sentiremo un pezzo di un'ipnosi regressiva, dentro un aggeggio che alcuni chiamano la stanza dell'NMR, della risonanza, alcuni chiamano la stanza del forno, alcuni chiamano la stanza delle matriosche, alcuni chiamano la stanza della lavatrice, perché c'è uno blocco che sembra uno blocco davanti da cui i punti inseriscono dentro. Sebbene i nomi siano diversi, la sostanza è la stessa. A un certo punto parte una vibrazione forte, descrive il soggetto, che parte dal plesso solare, forte, ti stacca qualcosa e te vedi dall'alto. E la cosa strana fu, la prima volta che ci capitò questa cosa, io non capivo veramente cosa stava succedendo, il soggetto vede in basso e dice cosa c'è? C'è il mio corpo lì dentro. E poi cosa c'è? C'è un altro mio corpo là. Due. Sì, due. Ma uno è quello vero, l'altro no, l'altro è morto. Ti parla proprio con questo modo, come per dire, ma te chi sei? A questo punto partono le domande di controllo. È una tecnica, domande di controllo. Tu chi sei? Ah, io. Cerchiamo di capirsi. Come ti chiami? Ah, io non lo so come mi chiamo, non ho uno. So come si chiama il mio contenitore. Giuseppe. Descriviti. Sono una matrice di punti di luce. A questo punto non ci sarà capito niente. Nasceva da lì. Questa esperienza di qualcosa che esce dal tuo corpo, tutti gli addotti ce l'avevano perché era una cosa che faceva l'alieno
e staccavo questa tua caratteristica, che poi, di cui poi se volete potremmo anche parlare, la staccava, come un francobollo ciucciato, dopo non ci si appiccica più bene alla busta. E quindi la macchina dell'alieno che provocava all'inizio questo tipo di operazione aiutava la parte che noi chiameremo animica a staccarsi per andare per i cavoli suoi. L'anima imparava ad andare fuori dal corpo. E quindi tutte le persone addotte hanno forti esperienze di adduzione e forti esperienze di opere. Sia perché loro sono in grado inconsciamente di produrle, sia perché durante l'adduzione l'obe veniva prodotta con un macchinario che provocava una vibrazione che veniva sentita al livello del plesso solare. Nell'ipnosi che ho scelto ci sarà anche un pezzo in cui la donna in questione passa un'esperienza del genere. Hai mai avuto la sensazione di attraversare le pareti, il pavimento o il soffitto della camera da letto? Da bambina sì, mi ricordo che non ero mai dove mia madre mi lasciava e che a dispetto di tutti gli adulti che mi controllavano, che erano molto protettivi, riuscivo sempre a sparire, a svignarmela anche sotto il loro naso. E parlo letteralmente, con grande panico, dei miei genitori, che non mi trovavano più. E poi ricomparivo. Questa storia del comparire e dello scomparire, ci sono degli aneddoti incredibili. La signora che entra in un negozio, perché scende la macchina, entra in un negozio perché deve andare a comprare delle cose. In quell'istante c'è qualcosa che non torna, c'è una strana vibrazione. E la donna si ritrova un microsecondo dopo, in mezzo alle due commesse, e le due commesse fanno, o lei da dove viene? Così. E si guardano, però non si capisce. Hai mai sognato scene di guerra dove tu combatti come in un videogioco? Sì, da ragazzina è stato un sogno che si è ripetuto spesso, per parecchi anni. Io e mio fratello maggiore eravamo due guerrieri straordinari, potenti, forti, spietati ed enormi. Ora però quel ricordo è molto confuso e vago. Enormi. Dovete capire che c'è una cosa dentro la testa dell'addotto che noi chiamiamo memoria aliena attiva. Questa memoria aliena attiva è stata introdotta da una pratica aliena, un macchinario anche quello, e il problema è semplice, anche se può sembrare incredibile. L'alieno non vuole morire. Qui io non faccio commenti perché sono contrario all'alieno. L'alieno non vuole morire. Quando l'alieno perde il corpo, se ha un corpo, la sua parte vitale, la sua coscienza, la sua mente e il suo spirito, cioè il suo lobo sinistro, direbbe Jung, vengono ficcati nella testa di un umano. E è cosciente questo. Questo però prevede che ogni tanto l'umano in questione abbia delle crisi di identità. Crisi di identità che te vedi quando scrive perché è staccato di lettera. Chiaramente lo psichiatra ti dice che te sei un caso di multipersonalità. Psicopatia multipersonale. Benissimo. Invece succede che questa multipersonalità è sempre la stessa. Ce ne sono due o tre tipi, ma sono tutti uguali. Non è che te credi di essere Napoleone, Vercingetorige, Gloria Elisabetta. Te credi di essere un cristone alto, 2,40 m con la coda e la cresta che si alza. Negli addotti succede questo, statisticamente 99 su 99%. Oppure credi di essere un alieno biondo, rossiccio, con 5 dita nelle mani, la testa assottigliata qui e un po' retroversa, con degli elementi completamente differenti, vestito sempre con una tuta blu, con i capelli arancione, tutto uguale, con il segno qui di un doppio triangolo qui sul pettorale, con le scarpe sempre fatte in quel modo, il colore della tuta fatta sempre in quel modo, la cinta fatta sempre in quel modo, tutto uguale. Cosa succede? Succede che quando la tua mente se ne va a girare per le stanze del cervello, a volte apre delle porte che non dovrebbe aprire. E te entri nella memoria relativa, e entri nei suoi ricordi. E questo accade per esempio durante la notte, quando il subconscio dorme, ma l'inconscio non dorme mica. E allora ti fai sogni di te che sei diverso, che sei rettile, che sei su un altro pianeta, che stai facendo delle cose insensate. La memoria della parte aliena che hai dentro di te.
Hai mai avuto la sensazione che il tuo corpo fosse preparato da un'intensa vibrazione? È la vibrazione che parte quando c'è il distacco della parte animica. La maggior parte degli adulti risponde sempre sì. Sì, e non solo la sensazione, visto che mi hanno proprio visto in diverse occasioni quasi oscillare velocemente. Qui c'è anche una cosa che è abbastanza interessante e che è legata all'aspetto del caldo e del freddo. Le esperienze di Ove, che poi costellano tutto il nostro racconto, dall'inizio alla fine, hanno una caratteristica fondamentale. Sono legate alla vibrazione, verso solare, e sono legate alla sensazione di calore o di freddo. Il freddo si percepisce quando la parte animica, chiamiamola così, poi si potrebbe chiamare anche Giuseppe, la parte animica si stacca. Quando la parte animica rientra nel contenitore, il corpo emette caldo. Noi all'inizio non avevamo interpretato bene questa cosa. Credevamo che la macchina aliena che fa questa cosa è una specie di cilindrone grande, sarà più grande di così, color canna di fucile, in cui te entri dentro, l'addotto ci entra dentro, si chiude questa specie di porta che poi è tutto saldato, e una parte di questo aggeggio comincia a girare e fa un movimento come qualcuno ha fatto la risonanza magnetica, la TAC, fa lo stesso rumore, è sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, e comincia la vibrazione, sale, 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 poi si stacca e lì freddo, l'addotto che te hai sulla poltrona comincia a battere i denti, proprio li batte i denti in ifrosi, perché sta lì vivendo quella situazione. E noi credevamo che questa cosa fosse una specie di risonanza magnetica nucleare, il magnete va raffreddato a elio liquido e quindi che ci fosse un po' freddo dentro, perché era un superconduttore. Non era così. La cosa è diversa. Quando si stacca una parte attaccata al corpo, come la parte animica, c'è bisogno di energia per farlo e l'energia viene presa dall'ambiente. Avete mai tenuto in mano una provetta di etere etilico? Qualcuno di voi sì. Si raffredda mentre la tenete in mano, perché l'etere evapora. È la stessa cosa, eh? È il delta H della reazione, l'entropia della reazione, l'entalpia della reazione. Così, quando anima entra e si riaggancia allo spirito e alla mente, butta fuori l'energia di coesione, come quando prendi un elettrone e lo metti attaccato a un protone. Si crea calore, l'energia di coesione, il sistema si abbassa di energia perché anima è più stabile termodinamicamente quando è attaccata al resto e butta fuori calore. Questa era la nostra spiegazione, che era ben diversa ovviamente da quella che avevamo dato in primis, in prima istanza, in prima istanza. Ma come cavolo fare? Vediamo questa, guarda, questa è troppo carina. Queste sono le testimonianze, eh? Come da quel test lì, con le nostre metodologie, sappiamo identificare abbastanza bene se a uno gli è toccato o no, sulla base di queste risposte. Perché? Perché queste risposte sono state fatte su un parco di quasi un migliaio di persone, se non di più. Quindi una statistica estremamente buona, valida. Altro che exit poll. Una cosa molto precisa. E dove ciò non accade, facciamo delle domande di approfondimento sul soggetto e andiamo avanti e cerchiamo di capire dove le cose non hanno funzionato. Nel frattempo era nata l'esigenza di non poter mettere sotto ipnosi 650.000 italiani, perché io non lo posso fare. Non si può fare in nessun modo, non esiste. E allora avevamo individuato delle tecniche che avevamo preso dalla programmazione neurolinguistica per cercare un po' il fai da te. Cioè, vuoi ricordare veramente cosa ti è successo? Guarda, si fa così, così e così. Allora, c'è questo ragazzo che mi ha scritto e mi ha mandato le sue esperienze. E una di queste esperienze era un'esperienza che riguardava una particolare situazione in cui si era trovato. Era con la ragazza. Sapete, hai mai visto un UFO? Gli si chiede nel test. Perché di solito l'addotto ha visto un UFO.
e te lo racconto in un modo così disarmante. Se hai visto un UFO? Sì. Si trattava di una palla che è venuta giù dal cielo. Io e il mio fidanzato eravamo in discoteca, siamo usciti dalla discoteca quella sera, è venuta giù questa palla dal cielo e ha sorvolato tutto il parcheggio, stavamo per entrare in macchina, si è fermata sopra di noi e poi è scomparsa, ma a 5-6 metri di distanza. Ah, e voi cosa avete fatto dopo? Niente, siamo andati a casa. Scusa, hai visto una cosa del genere? Io me la sarei fatta sotto in 25 lingue. Ma siamo andati a casa. Come siamo andati a casa? C'è qualcosa che non torna. Allora gli dico, scusa, perché la mente è facile ingannare. Guarda davanti a te l'immagine di quella cosa e costruisci questo fotogramma. Ci sei te, ci sei il tuo ragazzo, c'è l'automobile, state per entrare in macchina, hai la chiave in macchina e stai per entrare in macchina e sta per arrivare, vedi? Guardala, la vedi? Te la ricordi? La palla luminosa? Sì, me la ricordo. Osserva il colore del cielo. Che colore è? È buio, sono le 2 di notte. Bene, ora fai una cosa. La palla è scomparsa, va bene? Sì, stai per tornare a casa. Stai entrando in macchina? Sì. Guarda il colore del cielo, che colore è? È azzurro, albeggia. Scusa, c'è qualcosa che non torna. Frammento prima, è buio. Frammento dopo, no. Sono entrato in galleria. C'era la mia compagna in macchina con me. A un certo punto abbiamo visto un UFO che seguiva l'automobile e io gli dico, ecco, hai visto? Lo sapevo che c'erano. Ci siamo fermati con l'automobile a guardare questa cosa. Poi a un certo punto siamo andati a casa e abbiamo attraversato la galleria che ci avevamo davanti e siamo tornati in Svizzera. Dovevamo andare in Svizzera. La ragazza dice, non è mica successo così. Come non è successo così? E già litigano lì. Come non è successo così? Non ci siamo mica fermati. Io non me lo ricordo, io dormivo, io non ho visto niente. Ragazzi, mettiamoci d'accordo. Allora, scusa, quando ti entri in galleria, guarda il colore del cielo, è buio. Esci dalla galleria. Ah, mi fermo un attimo perché c'è da cambiare la cassetta. Ne succedono di tutti i colori. E questi racconti possono sembrare di un folle, ma perché? Perché li analizziamo con superficialità. E questo è solo il racconto testimoniale. Allora, entro in galleria che è buio, guarda il colore della luce quando esci dalla galleria, è giorno. Ma che ci hai messo? 4 ore per passare la galleria. Strano. E infatti quel giorno siamo arrivati a casa molto tardi. Ed è proprio la notte che io e lei abbiamo sognato le stesse cose. Che cosa avete sognato? Dei serpenti alti, 1,40 m, con la coda. Anche lei l'aveva sognato, sì. Urca male. C'è qualcosa che non torna. Allora, la tecnica è una tecnica che noi chiamiamo tecnica delle ancore, ora non ci voglio entrare in merito, però è molto carina, che funziona perché viene utilizzata dalla programmazione neurolinguistica per il riaggancio con i ricordi. Questo ragazzo, che tra parentesi è stato un atleta molto importante anche, ha fatto le Olimpiadi europee, cioè, voglio dire, quindi una persona con un certo fisico, capace di reagire alle situazioni, un atleta, fanno le tecniche di rilassamento, quindi voglio dire, mi ha mandato questo test di autovalutazione e ho detto, ma guarda che te sei nel casino, sei fatto dall'inizio alla fine, e lui mi racconta questo episodio, hai mai visto un UFO? L'avevo presa da lontano, ora ritorno, sì, ho visto un UFO, una sera ero con la mia ragazza, eravamo in automobile, a un certo punto abbiamo visto una palla che ci seguiva. A un certo punto ha superato l'automobile e è andata più in là. E noi ci siamo guardati con la mia ragazza e poi abbiamo detto, ma è interessante questa cosa, è un chissà cos'era. Il problema è che l'autoradio non funzionava più, ma boh. Allora io gli dico, applica la tecnica delle ancore, si fa così. Guarda,
prendi un fotogramma fisso, è un trucco perché il cervello, pensate, ti si guida come un'automobile. Un fotogramma fisso, te, è, sei te con la tua ragazza, lì in macchina. Comincia a sentire, te lo ricordi? Il freddo, la morbidezza del volante, sai di quelli che si pigiano, te lo ricordi? Sì. Ce l'avevi l'Arbre Magique in macchina? Senti l'odore. La musica, che musica ascoltavi? E lui fa, porgi l'orecchio, ma stiamo parlando per lettera. E gli dico, bene, guarda fuori, la fotografia è ferma, non succede niente e te c'hai questa cosa lì, accanto. A questo punto la scena si muove. Vediamo cosa mi scrive. Ho ripetuto la scena come lei ha chiesto nell'esperimento. E devo dire che c'è un tale casino sotto che è come spolverare e nascondere il tutto sotto il tappeto per fare prima. Sono sconvolto. Mentre la scrivo, non so se riuscirò a rendere scrivendola un'email. Comunque, non avrei immaginato che con calma e concentrazione su quel momento ci fossero tali casini nascosti. Dietro quell'unica immagine di copertura subdola, il quadrante dello stereo. Non ho tolto una virgola da quello che mi è arrivato in cascata e devo dire che mi spiego ora delle piccole cose. Premetto subito un punto fondamentale che è sfuggito per 16 anni e che è riemerso nell'esperimento dell'immagine bloccata sotto l'UFO, quella che noi chiamiamo la tecnica delle ancore. Sotto l'UFO, la macchina, l'UFO sopra, parti da lì. Vedo, ma non sento, mio, un pomeriggio dell'agosto del 1992, 2 anni prima. Ho 21 anni, mi trovo in spiaggia a San Pietro, eccetera, eccetera, con una ragazza di nome, eccetera, eccetera, che porta un marsupio in vita contenente diverse cose. Insieme ad esse vi è il frontalino del mio stereo MC, con display a cristalli liquidi retroilluminati. Nel salire sul moscone la ragazza perde l'equilibrio, cade in acqua rovinosamente bagnando il tutto. Il mio stereo da quel momento ha una particolarità, non funziona più. Accendendolo era muto, con i numeri 88888. Com'è possibile che io lo possa utilizzare? Il bene esattamente 2 anni dopo, ebbene, esattamente 2 anni dopo funzionante? Questo pomeriggio di agosto non è mai accaduto. Vedo e non rivivo questa scena. Si ha la sensazione che è una copia e incolla. Non ha senso, è un bug del sistema, che non doveva essere posto 2 anni prima dell'accaduto, quando frequentavo quella ragazza. E ora arriviamo alla descrizione. Novembre 1994, ore 10:30 circa, provinciale che unisce Manduria con Francavilla. Ho rallentato perché quel coso è davanti a me. Notate che lui descrive col presente, quindi è lì. Quel coso è davanti a me, all'altezza di 6 metri circa, non è grande, sembra essere di 3 metri al massimo. Faccio fatica a visionarlo nei contorni, la luce è accecante e la pelle mi brucia. Vedo una palla. Riesco a vedere una grossa palla che ruota nella parte posteriore dell'oggetto. Il fulcro è un sole bianco, azzurro. Accelero, voglio vedere meglio. La ragazza. Smetti di frignare, si va sotto. Non rompere i coglioni, voglio andare sotto. Se non vuoi scendi e torna a casa a piedi. Io non torno indietro a Francavilla per quel coso su in aria. Lo stereo mostra 888.88. È completamente verde il display. Io lo fisso e grido. Ma come? È giallo. Rumore di basso intermittente. Quando arriva non sentiamo la nostra voce. Così. La ragazza piange e tiene le mani sul viso. Ad un tratto prende con la sua mano il mio braccio destro. Sono sotto l'oggetto luminoso. Io premo l'acceleratore ma la macchina rallenta. Sembra ferma. Il tachimetro è a 84 km ma siamo fermi. Non sento il motore, solo la vibrazione di esso. Sono ora con le due mani sul volante, la spina dorsale mi curva, mi giro, vedo milioni di particelle di polvere riflessa dalla luce. Non riesco a sentire niente, la ragazza parla, ma non sento niente. Come ti senti? Lei fa il gesto con le mani all'orecchio. Mi fanno male i timpani, c'è una pressione incredibile, sembra di stare sott'acqua, i miei capelli si alzano come se fossi in acqua, i capelli della ragazza anche, la borsa di lei è sul tetto dell'auto, sembra non avere peso. Urlo per la disperazione.
Le cinture mi sono di intralcio, tolgo la cintura, urto con la testa il tetto dell'auto, poi il collo, la spalla, cerco di svincolarmi, vedo la ragazza che soffoca, gli tolgo la cintura, lei è svenuta, la schiaffeggio con difficoltà, il suo viso non riesco ad avere velocità dei movimenti. La polvere della macchina è tanta e viene riflessa dalla luce, vedo la portiera, dalla parte della ragazza qualcuno cerca di aprirla. La ragazza è completamente attaccata con la schiena al tetto della macchina, così. E mi eti di intralcio per tentare di non far aprire la portiera. Ho le braccia sulla portiera. Non voglio che si apra la portiera. Urlo. Sento un tentativo di apertura della mia parte. Non ci posso fare. È troppo forte la forza. Ho paura, grido. Mamma, aiuto. Resisto alla forza di apertura della portiera. La forza rallenta la presa. Io tremo con i muscoli. Mi viene in mente un fatto. Non ho mai vinto a braccio di ferro con nessuno. Non sono muscoloso. Ma era difficile vincermi. Rimanevo quasi a terra, ma resistevo. Non vi è forza. Sento di nuovo la forza apprente. Questa volta non riuscirò, mi chiedo. Non pensare alle cazzate. Non pensare alle cazzate. Non voglio vedere il viso della ragazza, non voglio vedere il finestrino, non sento la mia voce, mamma, le mie mani mi fanno male, ho la mano della ragazza sul viso, alzo lo sguardo e su di me ha gli occhi chiusi, credo sia svenuta, mi viene da piangere, ma non piango perché rallenterei la presa, sono troppo preso dalla forza, decido di lasciare una portiera, quella del passeggero, sto pensando, se lascio la presa posso utilizzare le gambe per tirare i calci a chi entra, devo fare in fretta anche se faccio fatica nei movimenti, devo fare così, la portiera si apre, è aperta, mi metto sdraiato con le mani sulla portiera del guidatore e le gambe rivolte all'altra portiera, sono braccia e mani, sono mani che arrivano dall'alto, dall'alto arrivano, tiro dei gran calci ma con poco effetto, sento calciare l'acqua. Mi afferrano la caviglia sinistra, mi tirano, sono sei, braccia, lunghe, velocissime, tirano anche la ragazza fuori, mi tirano, mi tengo stretto alla portiera, mi faccio fatica, ora prendo con la sinistra, la piglio sopra la portiera, mi è di aiuto e ho più leva, ma mi spezzo in due così, ha una forza fuori del mondo, o lascio o mi trancia la mano, mi spezza la caviglia, aia, testa di cazzo, mi fai male, lasciala. Si riferisce alla mano, ma non sento la mia voce. Lascio la presa, hanno vinto le sei braccia. Mi lascio andare, ho come la sensazione che non avrò problemi se mi lascio andare. Sono una più delicata. Vedo il tetto della macchina dall'interno, scivolarmi piano piano. Mentre esco sento il calore delle caviglie, poi al ginocchio, alla gamba sinistra, ora all'addome, il mio viso è quasi al limite della portiera. Esco e mi sento levitare. Vedo una protezione appena messa in viso che puzza di merda. All'odore del letame mi viene da vomitare, respiro con la bocca. È come un mascherone con delle lenti annerite. Vedo le loro braccia, ma anche ora le spalle. La luce è molto meno abbagliante dietro la maschera. Ora vedo il tutto. Mi sono accorto di una cosa importante e penso con esclamazione. Porca puttana. Vedo questo rotore con il centro luminoso bianco. Esso è l'oggetto che reputavo di 3 metri. Ah, porca miseria, ma è solo un terminale. C'è una prolunga dinamica, terminante con la luce. Sopra di esso, a circa 200-300 metri, c'è qualcosa di enorme, scuro. Mi rendo conto di quello che dico solo perché c'è una miriade di intercappelli fluorescenti bluastre, come dei sottilissimi neon. Quasi percettibili, che fanno l'insieme della massa. Lo scafo è enorme, la vibrazione proviene da esso, è una vibrazione bassa. Mi fanno male i denti incisivi, mi sento i denti esplodere con questo basso. Qualcuno mi ha messo un boccale appiccicoso in bocca, respiro con il naso, mi viene il vomito per l'odore, devo respirare con la bocca, respiro. Sento l'aria calda entrare nei polmoni, adesso è fredda, mi pude la gola, i polmoni, ho un prurito nei polmoni, mi viene da tossire, tossisco fino al limite della frequenza diaframmatica. Mi tolgono quella faglia dalla bocca, ora li vedo in faccia. I denti non mi fanno male, ma sento il sapore del sangue. Uno di loro è davanti a me, mi guarda, col viso enorme, inespressivo, sembra di gomma. La luce lo rende un nuastro. Conosco lui. Ricordo una farfalla blu-nera. Non c'entra un cazzo con il viso, ma ricordo essa. Questa farfalla è aperta su un muro, con due occhi neri sulle ali. Ora mi viene di chiamarlo farfalla. Credo. Farfalla, non farfalla, farfalla. Lui mi tocca la testa e mi comprime la fronte con le mani, pigiandomi delicatamente le palpebre a mo' di saluto.
sento la sua voce nel cervello, mi dice sono farfalla, come tu sei talo, credo e ricordo che da piccolo la domanda come ti chiami abbia detto talo, anziché Saro. Ora sento il mio corpo essere sollevato verso la luce, il capo è sparito e la luce è immensa. Ci passo di colpo e buio, ora sono dentro, un tunnel verticale che vibra, con una luce finale. Mi avvicino all'apice, sento finalmente dei rumori acuti, intermittenti, simili a risonanza magnetica, sento la presenza di Farfalla accanto a me. Sento che lui è uno stronzo, ma mi fido perché in questo momento è meglio fingere di sembrargli collaborante. Ho paura per la non la vedo da quando è stata tirata giù dall'auto. Si avvicina l'essere, l'ambiente luminoso. Ecco, sono entrato, è tutto bianco, accecante. Ma posso vedere, ho la maschera sugli occhi, la ragazza sta bene, mi dice Farfalla. Odio perché mi legge nel pensiero. Non penso a niente, penso al microprocessore 68.000 motorola che costa tanto, in lire ed è potentissimo. È tutto come vuoto, vedo il pavimento al contrario, c'è chi è seduto sul soffitto, ma non è il soffitto, sono io che provengo da un buco dal soffitto. Ora mi girano di 180 gradi, ecco le idee più chiare, ero capovolto. Credo di stare nella nave, sono entrato dal terminale, ho passato un tunnel che collegava il terminale stesso al grande scafo. C'è chi sta seduto su un sedile senza braccioli e comanda luci, sembrano dei laser verdi, ma la luce curva al movimento delle braccia. C'è chi sta davanti ai visori cubici di vetro che visualizzano parti interne degli organismi in maniera 3D, olografica. Ecco la ragazza distesa su un lettino, mono, fissato a terra da un unico palo corto. Tutti lo descrivono così, un unico palo. L'addome aperto, ha dei divaricatori e quattro lembi. Mi viene da piangere, ha un occhio coperto da uno strano elettrodo che cola del liquido giallastro. Farfalla mi dice che gli stanno togliendo un ulteriore focolaio del linfoma di Hodgkin e che al risveglio ricorderà solo un santo che gli ha fatto un miracolo. Colgo aria di superiorità, mi viene da spaccargli la testa. Eccetera, eccetera, eccetera. Il ragazzo da piccolo aveva la farfalla attaccata al muro, questa grande farfalla con i due occhi neri, e quando vede per la prima volta il piccolo grigio che gli entra in camera, il piccolo grigio riprodurrà nella testa del ragazzo l'immagine di farfalla. Eh? Ora capite bene cosa sta succedendo. Che tipo di peso vogliamo dare a questa testimonianza? Un solo fotogramma, la tecnica giusta, ti si apre la testa e tu ricordi tutto quello che devi ricordare, perché i ricordi non si cancellano, non sai, solo non sai dove l'hai messi, va bene? Certo, queste sono operazioni che riguardano le, come dire, le testimonianze. Sapete quante testimonianze di questo tipo abbiamo accumulato negli ultimi 10 anni? Una stanza piena di carta che va dal soffitto al pavimento. E tutti che descrivono la stessa cosa. Farfalla è piccolo, c'ha il capone, è puzzolentissimo, eh? C'ha 3 dita e il pollice opponibile, questo dito molto più lungo. Allora vedete la tecnica della comunicazione, quando la tensione si fa forte tende di buttarla giù in qualche modo, eh? Bene, cosa facciamo, cosa vogliamo fare di queste cose qui? Ce lo dobbiamo chiedere. Per esempio, questo era un test di autovalutazione borderline, io scrivo borderline, c'ho scritto, faccio, prendo dei piccoli appunti. Prima guardo, ora vengono tutti criptati, quindi questo è il signore C2WIS5, eccetera, eccetera. Poi dopo, quando l'avrò visto, il computer mi manda la sua mail e io gli posso rispondere. Cioè ho scritto, borderline, chiedere anche sul macinismo, in attesa di approfondimento. E poi c'è scritto, ma sì. Però gli chiedo l'approfondimento. E l'approfondimento mi parli di un sogno, di quel sogno che hai descritto strano nel tuo test di autovalutazione. E lui mi descrive il suo sogno.
Il mio sogno da bambino, età intorno ai 5-6 anni, ma è stato talmente vivido che a flash ve lo ricordo ancora. L'ho fatto a casa dei miei nonni. All'epoca si erano appena trasferiti in una casa nuova e dormii da loro durante il weekend, in una cameretta da solo. Nel sogno un omino piccolo veniva a svegliarmi in questa cameretta e mi faceva entrare in una specie di passaggio di luce nel muro. Poi lo vediamo. Nel pomeriggio vediamo il passaggio di luce nel muro. Una volta dentro nel passaggio era come al contrario. Vedi? Era come al contrario. Essere nel buio, uscito da questo passaggio, ero fuori, all'aperto, nel giardino davanti a casa dei miei nonni, e c'era questa cosa grande a forma di palla, una specie di veicolo che aveva delle luci azzurrine fermo lì sopra il giardino, che fluttuava mezz'aria. Non ricordo come, ma l'omino mi ci ha fatto entrare. E la cosa era grande, ma non grandissima, più piccola di una casa, come dimensioni, però dentro c'erano dei corridoi molto lunghi, quasi come un palazzo. Tutti dicono che quando da fuori vedi la macchina volante è piccola, ma tutti dicono che quando ci sei entrato dentro è un casino. Mi ricordo che mi sembrava strano e che lo chiesi all'omino, ma non mi rispose. Se l'omino non ti risponde mai. Nei corridoi che erano bui c'erano luci azzurrine, tutti descrivono le luci azzurrine, che gettavano una luce molto forte, come una campana di luce, ma illuminavano solo una zona sottostante. Non gettavano luce intorno. C'era uno stacco netto tra le zone illuminate e le zone d'ombra. Nei corridoi ogni tanto si aprivano delle porticine piccole. Se ci si entrava si aveva accesso a delle stanze dove c'erano altri omini impegnati a fare delle cose che non capivo. Mi ricordo di aver girato a lungo per i corridoi dentro la cosa a forma di palla in compagnia di diversi omini. E quando si passava nelle zone in ombra dei corridoi, gli omini manifestavano una luce propria, come una luminescenza giallina. L'addotto ogni tanto si trova ricoperto la mattina di una strana polverina gialla che è fluorescente all'ultravioletto. Sai le lampade di voodoo, quelle della discoteca, quelle per vedere se i 5 euro, 10 euro sono veri? Quelle. L'omino, che è tutto nero, sembra che faccia una specie di sintesi clorofiliana sulla propria pelle. Quindi ipoteticamente si spalma di una specie di agente fluorescente, come la fluorescina, che aumenta il numero di fotoni che colpiscono la pelle del piccoletto. E quando il piccoletto perché vive sempre nel buio, perché è fotosensibile, passa sotto una luce, diventa tutto luminescente. Praticamente fa la sintesi clorofiliana il piccoletto. Ed è per questo che puzza tanto, perché è la roba che si spalma addosso. Di quel sogno non ricordo altro di più preciso, non ricordo nemmeno precisamente l'aspetto degli omini, non saprei dirti che fattezze avessero, soprattutto in volto. Dico omini perché mi ricordo che avevano testa, braccia e gambe, ma oltre a quello niente di preciso, non ti saprei dire se fossero umani. Mi ricordo solo che erano piccoli e che facevano luce al buio. Solo una cosa vorrei precisare, non erano proprio fatti di luce, ma luminosi. E non erano bambini. Avevo l'impressione che volessero giocare con me, ma non avevo l'impressione che fossero dei bambini. Non è stato comunque l'unico sogno vivido che ho fatto. Anche nella memoria ne ricordo un altro. Non l'ho mai raccontato a nessuno. Mi ricordo comunque che nel periodo immediatamente successivo a questo sogno, per un po' di tempo avevo in testa le idee strane, su strani macchinari di cui mi aveva incuriosito il funzionamento e che cercavo di farne dei disegni, però non ho qui questi disegni. Ancora adesso, se ci penso, mi ricordo di una specie di motore. O meglio, non so esattamente cosa fosse, ma mi sembrava un motore. La cosa era a forma di palla. Funzionava tramite un meccanismo che c'era in una certa camera e questo meccanismo aveva la forma che ricordava vagamente quella di una trottola. In pratica era una specie di disco infilato in una sbarra, supporto verticale, con dei pesi e degli attrezzi ginnici da sollevamento. Il disco era fissato a metà circa del supporto verticale, non libero, ma il supporto verticale era un perno rotante, per cui sto a fare, girava come una trottola, era posizionato dentro una specie di capsula tonda, con delle vetrate che lo lasciavano ben intravedere. Più veloce girava, più emetteva scintille. Meno forte girava, meno emetteva scintille. E da quello che avevo capito non era a carica infinita. Con il tempo si scaricava e gli omini dovevano tornare a casa a ricaricarlo, altrimenti la palla non funzionava più. Ecco, tutto questo è un percorso di tipo
onirico. Ancora una volta, potremmo non avere niente in mano. Sì, certo. Sappiamo delle cose interessanti. Sappiamo che gli adotti fanno tutti gli stessi tipi di sogni. Sappiamo che gli adotti hanno tutte le stesse fissazioni. Sappiamo che gli adotti hanno tutte le stesse cicatrici sul corpo. Sappiamo che gli adotti hanno tutti lo sfenoide rotto. Sì. Sappiamo che gli adotti hanno, anche se non se la trovano, tutti la pallina qui, che sull'orecchio. Sappiamo che tutti gli adotti hanno la cicatrice, anche se a volte molto poco visibile, sul piano tibiale. Sarebbe un periodico sottosseo, come viene detto in ipnosi. Le persone che mi parlano nella testa come bambini, maschi e femmine insieme, mi dicono stai calmo, dobbiamo farti un prelievo di tessuto osseo. Poi un giorno vado a un convegno, parlo di questa cosa, si alza un ragazzo con la sua lastra e dice sì, qui, dove c'ho questa cicatrice? La dottoressa mi ha detto che ti hanno fatto un prelievo di tessuto osseo, cioè che manca nel tessuto osseo. Allora a 3-4 anni di distanza ti capisci che quello che ti hanno detto in ipnosi era vero. Oh, guarda che strano. Testimonianze, però bisogna cercare di vederci più chiaro. E per vederci più chiaro, facciamo l'ipnosi. Un conto è quando ve la racconto io, un conto invece è quando la sentite. Ora io, oggi pomeriggio, ve ne faccio sentire una, 30 minuti, così capite bene cosa vuol dire trovarsi in quella situazione. Però c'è una cosa che potrei farvi sentire ora, vediamo se la trovo, questa, eccola. Allora, vi dico che cosa sta succedendo, è solo un pezzettino piccolo, dura pochissimo, vedete? Qui c'è un minuto, da 0, 15, 30, 45, un minuto. Questo è il grafico della parte del rumore. In realtà questo è un particolare momento dell'ipnosi. Nell'ipnosi, se quello che abbiamo detto è vero, c'è un istante in cui si cerca di togliere dal soggetto quelle che sono le interferenze aliene che lui ha dentro. Un esorcismo tecnico. Non c'è il diavolo, non ci sono i demoni, ci sono gli alieni che stanno dentro di te. C'è la memoria aliena attiva. Alla memoria aliena attiva ci si parla, la tiri fuori e si parla. E nel parlare con la memoria aliena attiva, la memoria aliena attiva non vuole parlarti. A seconda del tipo di memoria aliena attiva, ce ne sono 5 o 6 tipi, ha una sua personalità e ti dice delle cose che sono riproducibili negli altri adulti, in tutti. Quindi anche questa parte è riproducibile. Cosa succede? Io mi intrattengo in piacevole conversazione con la memoria aliena attiva. In questo caso c'era la memoria aliena attiva di un biondo a 5 dita, quello che chiamiamo così, un orange, cioè i capelli arancioni. E gli chiedo, ti piace il contenitore in cui ti hanno messo? E lui, che schifo, è una donna, è una femmina. Come mai non abbiamo mai trovato memoria aliena attiva di femmine nelle femmine dei nostri umani? Perché le femmine valgono meno. Tanto per dire il tipino, eh? Allora io gli dico, guarda, te bisogna che te ne vai da qui, perché non a me non è che mi freghi tanto, però... No, mio. Questo è il mio contenitore, me l'hanno dato ed è mio, e io lo tengo. Guarda che la parte animica di questo contenitore, dopo si incazza, comincia a fare quella cosa che tu sai e ti butta fuori. No, lei non lo sa che ci sono, come non lo sa? Stai parlando, lei sente. Zitto. Sono anche scemo. E ora sai cosa si fa? Facciamo una bella cosa. Ora dico alla tua parte animica di innescare la vibrazione. Quella stessa vibrazione che fa staccare l'anima, modificata, è la vibrazione che spara fuori il soggetto. Spara fuori. Annulla il parassita.
e lui comincia a dire no, 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 e io comincio a pompare la parte animica dall'altra parte, come farebbe un esorcista, lavorando sul superio. Forza è una specie di parto, è una cosa che viene accompagnata dalla voce, c'è una metodica precisa, aumenta la vibrazione, la parte animica sta per buttarti fuori, e tu non ci potrai fare nulla, no, non voglio, e vedi, guarda, si vede benissimo che la parte animica comincia a vibrare, vedi, vibra, 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 e questo qui comincia a vibrare effettivamente sulla sedia, no? E perché non mi rispondi? A un certo punto mi dice, perché sto bruciando, no? Pum! Il soggetto si ributta sulla sua poltrona, poi usciamo dall'ipnosi, e questo esorcismo è compiuto. Do il CD della seduta ipnotica alla ragazza, questa è una ragazza del nord Italia, torna a casa, perché se lo deve studiare bene, perché ci sono tutte le cose da imparare, così via. Dopo due o tre giorni mi telefono e mi dice, senta dottore, ma si è accorto che c'è un certo strano rumore a un certo punto? Rumore? No, io no. Sì, in questo punto, vado a vedere i controlli. Prendo la cosa, controllo. C'è un rumore strano. Il rumore è un rumore molto particolare. Lo vado a controllare e quel rumore compare esattamente tutte le volte che noi facciamo questo tipo di esorcismo anche sugli altri. Un rumore che noi non sentiamo negli orecchi, le orecchie, ma che è rimasto incastrato nell'MP3 che in quel giorno stavamo usando per fare la registrazione. È una frequenza. Allora io ho pulito tutta la registrazione dalle nostre voci e ho lasciato solo la frequenza di fondo. Nell'istante in cui noi facciamo l'esorcismo meccanico, l'esorcismo matematico, l'esorcismo tecnico, noterete che si alza, si gonfia il rumore di fondo. E scompare nell'esatto istante questo dove l'esorcismo è compiuto. Nello stesso istante in cui la ragazza si sgonfia come un pallone, finisce tutto. Ed è una cosa strana perché è la macchina che comincia a fare tutto. Sempre che si senta, se no passa. Parte da ora. Aumenta la frequenza, quindi torniamo. Le cose di loro si spingono. Nello stesso istante in cui il soggetto manifesta col movimento corporale l'uscita, chiamiamola così, o quella che noi crediamo sia l'uscita di parassita, il rumore torna, il rumore di fondo torna come all'inizio. Siamo andati a vedere le altre registrazioni che avevamo fatto, io non me ne ero mai accorto, o c'è la stessa vibrazione. Strano. O cosa sarà questa robina qui? Beh, cominciavamo a mettere le mani su qualche cosa che potevamo in qualche modo misurare. C'era un'interazione tra la testa del soggetto e solo in quel punto lì. Non c'è questa vibrazione nel resto della... dell'ipnosi, solo in quel punto lì. Dico questo perché? Perché è importante capire una cosa fondamentale. Che ci sono i racconti, che sono drammatici, ma ci sono anche delle prove precise, fisiche. I microimpianti che sono stati tolti in America, perché noi non lo facciamo in Italia per vari motivi, dagli addotti hanno percentuale isotopica differente da quella terrestre. Cioè c'hanno dei neutroni in più nel nucleo degli elementi che costituiscono questa roba. Questo vuol dire che non è roba che è stata costruita su questo pianeta.
L'analisi viene fatta con una cosa che si chiama spettrometria di massa a struttura fine. 5 università americane hanno scoperto che questa roba ha percentuali isotopiche differenti da quella terrestre. E poi, questa cosa, questo momento di follia, che è un momento di follia che capita agli umani adulti, ma capita anche agli umani piccoli. E gli umani adulti e gli umani piccoli descrivono il momento di follia tutti nello stesso modo. Quali? L'egregio professore, gradirei contattarla per email per un certo un possibile caso di abduction. Mi chiamo tratatratà, abito tratatratà, faccio il chirurgo presso l'ospedale tratatratà. Mia figlia fa uno strano disegno, volevo sapere da lei cosa ne pensa. Questo è lo strano disegno. Quando gli ho detto mi mandi un test di autovalutazione, il signore non ha più risposto. Ho trovato lo stesso signore qualche anno dopo che riceveva consigli perché aveva scritto una mail sul sito del CICAP, il quale diceva: mi sono rivolto al dottor Malanga che mi ha detto delle cose su mia figlia eccetera eccetera, e loro dicevano: no, lasci perdere, è un coglione. I bambini non hanno i modelli mentali che abbiamo noi. Allora, è una cosa molto, molto interessante questa. Il bambino non deve giustificare il fatto che le mele cascano per terra. Il bambino, se vede una mela che casca per aria, va dal babbo e gli dice: babbo, ho visto una mela che cascava per aria. Se il babbo è un professore di fisica, il bambino dice: stai zitto perché sennò ti ricovero. Se invece il babbo vede una mela che casca per aria, si gira dall'altra parte e dice: non ho visto nulla. Questo è quello che succede. Quindi molte volte i bambini, se presi nel loro habitat naturale, hanno meno remore nel risponderti, nel dirti le cose. Fanno i disegni. Sono gli uffi che mi vengono a prendere durante la notte. Sono gli uffi che mi vengono a prendere durante la notte. Oppure, questo è il drago che mi sogno di notte. Il drago, quello che io chiamo il serpentone. Oppure, questa è la navicella degli uffi. Mi ha detto che si entra da una porticina qui sotto. La bambina, questa è una bambina di 3 anni, ha fatto anche l'ufo nella giusta posizione, cioè piegato. L'ufo si piega perché si crea una coppia di forze, cioè una cosa che gira. E quando lui viene sollecitato in questa direzione, si crea una coppia di forze per cui l'ufo si piega in questa direzione qui. Ma ha tolto. La bambina lo disegna addirittura spostato. Come peraltro succede a quell'altro ragazzo, il babbo era addotto, io ero nel Centro Ufologico Nazionale allora, avevamo pochi addotti da studiare, e poi me ne sono andato per ovvie ragioni e lavoravo allora con questo professore di chimica del Nord Italia che era stato addotto e c'aveva il figlio che era nelle stesse condizioni. E allora, poi ho dovuto lasciar perdere perché io sono uscito dal CUN, non so più questa persona che fine ha fatto. So che che era in mano a una certa dottoressa D'Ambrosio. Il bambino piccolo. Un giorno la maestra d'asilo chiama la mamma e gli dice: senta, suo figlio fa dei disegni strani. Tutti neri, sai quando i disegni sono neri, i bimbetti hanno qualcosa. Cosa disegna? Ma disegna degli omini tutti neri, degli omini neri. E allora la mamma cerca di capire questo bambino cosa c'ha. Cosa sono questi? Questi sono i conigli. I conigli, sì, quelli che vengono a prendermi di notte. E giochiamo insieme con i conigli. E da dove passano questi conigli? Passano dalla finestra.
Ma la finestra è chiusa, loro ci passano nel mezzo. Vedete nell'ipnosi di stasera che la donna passa e abita a piano terra, c'ha le sbarre alla finestra. Non ha importanza che abbia la finestra aperta o chiusa, ma lei ci passa nel mezzo. E come sono fatti questi conigli? Allora il bambino corre di là, va a prendere un coniglio delle proprie, diciamo, di peluche grande così, le orecchie gliele tira dietro, va in camera del babbo, gli mette gli occhiali neri, quelli che sono di moda oggi, così, trovo, dice, questo è il coniglio. E il coniglio viene, io giochiamo, e mi viene a prendere con la casa dei conigli, e gli fa lo stesso disegno di quello lì, con un raggio luminoso dove c'è il coniglio tutto nero, piccolino, e il bambino accanto, che entrano in questo raggio luminoso e poi si va su nella casa dei conigli. E nella casa dei conigli ci sono tanti conigli e si vede la terra dall'alto. Mamma, non te lo ricordi, c'eri anche tu l'altra sera nella casa dei conigli? Non me lo ricordo. Ah già, non te lo potevi ricordare, tu dormivi, eri su un lettino, tutta nuda con tanti conigli intorno che ti facevano qualcosa. Cioè, io ve lo dico, possiamo fare finta di niente. Facciamo finta che non è successo nulla. Però ci troviamo di fronte a una serie di testimonianze complicate. Sono i racconti. Però dietro questi racconti comincia a comparire qualche cosa da misurare. La percentuale isotopica degli impianti non torna. Questo strano fenomeno che non ha mai riscontrato nessuno, anche perché nessuno si è mai dato da fare come noi nel lavorare sulle ipnosi regressive. Ah, guardate, vi voglio far vedere un'altra cosa. No, allora, questo va bene, non te lo dico. Il computer c'è sempre ragione di lui. Non te la via, foto. Allora, vediamo un po' questo qui, vi voglio far vedere questo. Molto rapidamente, perché è importante capire questa cosa, almeno nella prima mattinata, poi dopo il pomeriggio il discorso prende una trapiglia. Gli addotti hanno tutti dei fenomeni paranormali, che sono fenomeni eclatanti. Uno è quello della combustione spontanea, ne abbiamo parlato prima. Cosa succede nella combustione spontanea? L'abbiamo ricostruito con una addotta in particolare. L'addotta racconta una scena strana. Tenete presente che la combustione spontanea è nota da epoche incredibili, dal 1700. Queste sono alcune fotografie. Il corpo brucia, ma in realtà ne brucia solamente un pezzo. Vedete qui. La gambetta della signora c'è ancora e il resto che non c'è più. Oppure sì, Charles Dickens ha scritto un romanzo su questa cosa qui, perché un caso era successo nella cittadina dove lui abitava e ci ha scritto un raccontino. Helen, poverina, Conway, solo la parte di sotto c'è rimasta. Questi sono altri resti di altri. Così fu. Non ci rimane niente. Mary Reese, 25 grammi di cenere ci sono rimasti. Notate come il resto non è bruciato. Mi telefona un giorno una dottoressa e mi dice: sa dottore, è successa una cosa strana stanotte. Ho sognato, cosa hai sognato? Ho sognato che vengano due militari, non so, che entravano in camera mia, uno mi ha preso sulle spalle e mi voleva portare fuori. E io ho cercato di resistere e a un certo punto questo mi ha fatto dare una ginocchiata sullo stipite della porta, un dolore della Madonna. E poi a un certo punto sono scappati e sono finiti. E qual è il problema? Il problema è che io stamattina c'ho un ginocchio gonfio, sullo stipite della porta c'è una macchia di sangue. Oh, dico, ma non è solo questo il problema. Il problema è che quando mi sono svegliata stamattina e sono andata in bagno, il mio cuscino aveva questo problema. Era bruciato, era fuso. Come se un raggio laser ci fosse passato nel mezzo. Dico, ah, interessante. Io siccome collego, cerco di collegare, dico, vabbè, facciamo un'ipnosi e andiamo a vedere che cosa è successo. Passeranno 15 giorni prima di poter fare l'ipnosi, la ragazza nel frattempo mi telefona e mi dice: sai, è successa un'altra cosa. Ora comincia a essere preoccupata, stavo studiando, ero in giardino e a un certo punto ho sentito il bisogno di alzarmi. C'era anche la mia mamma.
ho sentito bisogno di alzarmi. Mi sono girata e la sedia su cui ero seduta si è fusa. E la mamma mi dice, cosa fai? Bruci le sedie. Io non lo so come fatto io. Insomma, così, Piero Angela non esce per 6 mesi di casa. Ci sarà un motivo. Facciamo l'ipnosi. E nell'ipnosi viene fuori questa cosa molto interessante. Ricostruiamo il sogno. Nel sogno quello che accade è che non sono due militari che entrano, il sogno è una realtà, arrivano 3 alieni in realtà, che uno di questi cerca di prendere la ragazza e di portarla via, c'è una vera e propria connotazione, ma a un certo punto nell'ipnosi qualcosa si stacca dal soggetto e vede le cose dall'alto. Prendono fuoco i vestiti dei 2 alieni che stanno dietro. E io chiedo alla parte alienica cosa sta succedendo. Ho dato fuoco ai loro vestiti, così scappano. Perché non hai dato fuoco ai vestiti anche delle persone che ti tengono sulle spalle? Ma quello tiene il mio contenitore, mica posso bruciare il mio contenitore. Ti risponde così. Andiamo a descrivere quello che succedeva quando la ragazza studiava. La ragazza studia, a un certo punto sente la sua parte animica, l'energia che ti hai dentro, che un parassita luminoso tende a rientrare, il lux, quello che noi chiamiamo il bambino piccolo, quello luminoso, quello che la New Age chiama l'essere di luce, quello che gli antichi chiamavano Lucifero, portatore di luce, ferro, ferso, tulilatum, ferme, Lucifero. La parte animica comanda al contenitore di alzarsi, lei non sa perché si alza, la parte animica fonde in un microsecondo il lux della sedia. Questo è quello che succede durante i fenomeni di autocombustione. Quando la parte animica, non in questo caso perché noi l'avevamo lavorata la parte animica, gli avevamo descritto cosa doveva fare e cosa non doveva fare, in modo che lo sapesse fare. Ora lo sa fare e quindi non c'è più pericolo per il suo contenitore. Ma quando la parte animica, che è un po' di Ouijana, certe volte, un po' così, non capisce tanto bene che cosa sta succedendo, è il mio contenitore, chi se ne frega. No, quello è il tuo contenitore, devi avere cura del tuo contenitore. Così. Voi pensate che la parte animica sia una di quelle che è la coscienza pura, non ci pensate nemmeno. Non avendo l'asse del tempo non capisce neanche cosa vuol dire prima, dopo, durante, oggi che giorno è, cosa vuol dire, ti risponde. Quanti anni hai? Chi? Cosa? Come? Perché? Non ti capisco. Questo è un'ipnosi. Bene, la parte animica deve essere a corrente di quello che sta succedendo. Allora lo fa, se no si incazza e brucia tutto, e brucia anche il suo contenitore. Questo è quello che noi crediamo succeda negli altri casi riportati dalla letteratura, perché abbiamo scoperto che in alcuni dei nostri casi gli adotti che erano bruciati erano le mamme soprattutto, cioè le donne, delle ragazze o i ragazzi con i quali noi lavoravamo nell'ipnosi. Quindi la madre o il padre di un adotto, a sua volta ovviamente è adotto. Ah, questa è una cosa interessante. Il telefonino di questa ragazza, che non può fare le foto perché è rotto, si trovano queste foto sul telefono. Cos'è questa roba? La ragazza ricorda di aver avuto un'adduzione, ora la faccio corta perché in questo caso l'abbiamo sviscerato in tutti i particolari. Quindi sappiamo tutto di come è avvenuta la cosa, come la trasmigrazione delle fotografie nel telefonino, tutto. Si trova con queste fotografie in un telefonino rotto che non può fare le fotografie. Le fotografie sono tutte datate con date diverse, la numero 1, la 7, la 19 e la 42, e hanno grandezze differenti. Questo è un telefonino vecchio, non può fare tutte queste cose. Le foto sono state quindi messe apposta dentro il telefonino. Durante l'adduzione la ragazza, diciamo che ha avuto modo di fare la fotografia. Ora vi dirò anche come l'ha fatta. Che cosa cavolo sono queste luci che la ragazza si trova nel telefonino? Ecco, lei ricorda, questa è una sequenza di 4 foto, lei ricorda di aver sognato che l'alieno veniva, la prendeva, la portava in un posto dove c'erano delle strane sacche, delle placente, con dentro dei bambini dentro. Questa è la prima sequenza, questa è la seconda, la terza, la quarta. E cominciamo a capire qualcosa. C'è un bambino, guarda le ditine del bambino, in una placenta retroilluminata.
Queste le fa vedere anche Piero Angela. Qui si vede bene, qua al buio, qui, sapete, non è che si riesca a vedere bene su uno schermo questa cosa, no? Però qui c'è il ginocchietto, qui c'è il piedino, e qui ci sono le due mani che si vedono benissimo, e la capoccetta con l'occhiettino, e anche qui la schiena. Insomma, lei aveva sul suo telefonino che non funziona le fotografie di questa placenta, dove la razza aliena metteva questi esseri, simile agli umani, perché stanno creando una razza nuova, una razza rincoglionita, che sia biocompatibile con la parte animica e che quindi possa servire da contenitore della parte animica. Quando il progetto è finito, gli umani vengono ammazzati tutti e allora si tengono questi che sono molto più disponibili a partecipare alla parte animica, perché sono solo dei contenitori. Questo è uno dei progetti. Guarda, questo è il tunnel di luce. Lei entra qui dentro, gli si apre il muro, entra lì dentro. Oh, qui si vede poco, però qui si vede meglio. Vi faccio notare, è un signore questo, vedi? Qui c'è un occhio, lo vedi? Qui c'è un altro occhio, qui c'è il naso, dietro una luce. Si vede bene ora sul computer, qui sicuramente fa schifo. Si vede bene il naso, si vede bene la bocca, che qui invece è una palla scura, quindi non si vede bene. Com'è possibile che questa fotografia sia stata fatta? Lo sapete come è stata fatta questa fotografia? Semplice. È stata fatta dall'occhio dell'addotto. L'occhio dell'addotto. Mentre arriva il militare e ti prende, tu lo guardi e la tua memoria, tu, prende e fa la fotografia. Poi attraverso una tecnica che per noi ora è sperimentale, ma ci stiamo studiando sopra, attraverso le onde cerebrali trasformi parti del tuo cervello in fotografie e viene fuori quella roba lì. Queste fotografie poi sono finite sul telefonino, perché durante, queste sono altre fotografie, di palle più o meno luminose. Questa addirittura è una cosa interessante, perché c'è una superficie che fa un angolo dietro, qui c'è una specie di blob luminoso e qui il riflesso della luce su questa parete. Questo coso qui io non lo so cos'è, anche se ricorda qualcosa, sì. E qui ci sono le macchie di luce che sembrano quelle probabilmente legate ai riflessi che fanno i famosi cilindri verticali, quelli di sopra. Il colore sempre è quello lì, azzurro. Allora, prima di dare un'occhiata alla premergenza, è evidente che in ipnosi la parte animica di questa ragazza, io gli chiedo perché ci sono le fotografie nel tuo telefonino. Lei non si era neanche resa conto che aveva fotografato i suoi sogni, in qualche modo. Perché questo era quello che era successo. Non aveva fatto 2+2. E la parte animica di questa ragazza dice: perché tu le devi vedere, riferendosi a me. Io le devo vedere. Loro vogliono che tu le veda. Tu le vedi, le studi, capisci, e loro prendono il risultato di quello che tu hai capito. Ganza questa cosa! In ipnosi ciò succede questo, poi quando la donna esce dall'ipnosi non si ricorda più quello che ha detto, ovviamente, perché questo è un problema tecnico dell'ipnosi, se mai ne parliamo oggi. Fenomeni di preveggenza, ma il fenomeno di preveggenza, guardate, questo è il crollo della borsa, chiaramente. Il crollo della borsa ci è stato descritto qualche anno fa negli stessi modi con cui la borsa è stata ammazzata, come le regole che ci furono nella borsa di New York nel 29, eccola qua. È lo scenario di oggi, è centrale americana che è privata per fornire la liquidità alle altre banche in difficoltà, eccetera eccetera. Come lo sappiamo, in ipnosi regressiva una memoria aliena attiva di alieno dice: noi faremo questo, noi abbiamo fatto questo perché faremo quest'altro. Oppure un ragazzo che noi avevamo e faceva
non so come si chiamano questi professioni, spostano i soldi da una banca all'altra per conto delle grandi compagnie. Una specie di agenti di borsa che sposta milioni di dollari per conto delle compagnie, come può essere la Banca del Vaticano, l'Exor, il San Paolo, ma anche banche inglesi, dei Rothschild e così via. E a un certo punto in ipnosi si scopre, cerchiamo di fargli descrivere quello che sta succedendo e lui descrive quando sta facendo queste operazioni di spostamento di soldi da una parte all'altra, ma non le vuole fare lui. Lui è comandato da dentro a fare. Tenete presente questo cosa vuole dire a livello di problema mondiale sull'economia. E da lì si capisce che è in atto il processo di distruzione dell'economia globale. L'alieno fa vedere al ragazzo su uno schermo l'andamento delle ultime movimenti azionari dei vari gruppi e lui, che è un esperto, si ricorda la curva e dopo l'ipnosi di quella volta lì, quando lo presero e gli fecero vedere quella cosa, lui è in grado di prendere il computer e di mettere insieme i dati e scopriamo così che i dati dell'economia mondiale di oggi sono sovrapponibili ai dati del 1929. Quindi prima ci dovrebbe essere un aumento ancora, una miglioria a questo punto delle condizioni economiche, per poi una caduta totale e si ritorna al 29. Sovrapponibili. Le cose che vengono dette in ipnosi sono assolutamente vere. Vi voglio ricordare questa cosa qui. Un articolo che ho trovato proprio prima di venire via. Sapete che io vado a dire in giro delle cose strane, ora che ne dico ancora una più strana, vado a dire in giro che è probabile che le persone che hanno il RH negativo nel sangue non prendono l'AIDS. Questo come lo dico? Lo dico perché in ipnosi è successa una cosa del genere. La dotta in ipnosi è lì davanti al dio da cinque dita che gli sta facendo una strana lezione. La donna pensa, chissà se la siringa è pulita o mi darà l'AIDS. Il biondo a cinque dita si gira e veramente gli dice, non ti preoccupare, te sei zero RH negativo, non puoi prendere l'AIDS. Sulla base di questi dati ho cominciato a fare delle interviste, delle ricerche, sono andato su Medline, ho cercato e ho trovato proprio una cosa incredibile. Sembra proprio che gli zero RH negativo non ce la facciano a prendere l'AIDS. Guardate questa ricerca. Questa è una ricerca del 1996 sui militari dell'esercito indiano. Su 104 casi di militari con l'AIDS, 102 su 2. I primi 102 avevano tutti gli RH possibili e immaginabili, i due avevano l'RH negativo. Cioè su 104 casi solo due con l'RH negativo avevano preso l'AIDS. Perché? Secondo me nessuno deve prendere l'AIDS. Certo, non ho mica detto che questi sono zero RH negativo, sono RH negativo questi due, ma se vai a vedere le tabelle potresti scoprire che gli zero RH negativo non lo prendono l'AIDS. Ecco, come ce ne siamo resi conto? Da un'informazione che veniva dall'ambiente ipnotico. Ma che strano, che ganzo, come quella volta che la memoria dell'alieno ti dice la parte animica si attacca al DNA attraverso una proteina che si chiama TRTS. Sapevo assai che esistesse una proteina del genere che si chiama transferase terminale, esisteva. La dotta che descrive nella sua, chiamiamola tra parentesi perché non sarebbe neanche corretto chiamarla così, vita precedente, la sua adozione. E quando dice io sono un'indiana che, come ti chiami, Shokataya, appartengo alla tribù dei Sentì. Chi lo sapeva che esisteva una tribù dei Santee, che è una sottotribù dei Dakota? Io non lo sapevo davvero, eppure accade così. I fenomeni di lampade. L'addotto si lamenta sempre che tutte le volte che parla in cava, in cucina, in saltano le lampade dappertutto. Questo fenomeno è stato studiato da questa associazione per Scientific Study of Anomalous Phenomena e ha un nome, SLI, no? L'effetto SLI. Ci hanno scritto dei libri, esiste. E pensano che si tratti di interazioni con l'inconscio, pensate.
Oppure l'interazione con il registratore, l'abbiamo vista, era questa quella che abbiamo sentito. L'alloglossia, Massimo Polidoro del CICAP, ho riportato la sua dichiarazione proprio perché così... Un colpo al cerchio è una alla botte, disse Attilio Regolo. Esistono persone capaci di parlare delle lingue sconosciute, no? Lui ci fa un bel discorso complicato e poi dice che insomma però questi sono fenomeni normali e che anche se queste persone parlano delle lingue sconosciute cercano sempre di usare sempre le stesse frasi per fare un discorso, quindi denigrante. Sì, ho capito, ma le stesse frasi anche se fosse una parola sola chi l'ha imparata? Quelli che abbiamo visto noi abbiamo visto l'ebraico, il tedesco, l'egiziano, l'opi, abbiamo le scritture in demotico, in runico, in tibetano col punto interrogativo perché in quella zona sono tutte uguali le scritture ed è difficile capire per noi che non siamo addentro le cose se quello era veramente tibetano oppure no. Il soggetto in ipnosi lo fai parlare in egiziano antico, non c'è problema. Poi prendi la registrazione, i fonemi, il linguaggio opi. Ho preso l'esperto di linguaggio opio e gli ho detto questi qui sono fonemi giusti? E lui mi ha detto sì, sono i fonemi giusti. La scrittura automatica. La scrittura automatica è un'altra cosa interessante. Sapete quanta gente, prima di capire che era stato addotto dagli alieni, ha fatto di tutto? È andato anche dall'esorcista. Oppure si è dedicato al paranormale e allora ha cercato di avere risposte al paranormale. Il fenomeno di scrittura automatica. I fenomeni di scrittura automatica sono legati all'inconscio. Quando dentro la tua testa c'hai una memoria inattiva, lui scrive, di solito, come quella del biondo a cinque dita, da destra verso sinistra, in modo bustoferico. Ed è per questo che l'addotto ha la tendenza di scrivere sovente in modo bustoferico, cioè da destra verso sinistra. Però in quell'istante riceve due segnali. Uno, quello della sua memoria, che scrive da sinistra verso destra. Uno, quello della memoria alienativa che scrive il contrario, e allora disimmetrizza, specularizza le lettere e le scrive al contrario. Questa è un'ipotesi che i grafologi fanno. Guardate che cosa ho scoperto in una scrittura scritta al contrario in un ragazzino di 15 anni che era addotto. Scritta al contrario, quindi l'ho presa, l'ho messa al computer, l'ho rigirata, perché era una scrittura molto vecchia, di 10-15 anni fa, e ho cercato di ricavarne sopra i caratteri. La cassetta, allora mi fermo 4 secondi e poi andiamo a mangiare perché è l'ora, non mi sono dimenticato. Finisco questo discorso. Era buio, quindi non avrei visto comunque il cielo, perché di qui non niente. E che è tutto buio. È tutta una serie di fenomenologie che una lì, però cerchiamo di dare una chiave di lettura a tutto il fenomeno. Perché poi oggi entreremo nel patologico, cioè nell'ipnosi vera e propria. Ok. Bene. Allora, guardate cosa scrive questo ragazzo. Il mondo bustroferico, al contrario, senza rendersene conto. Se l'umano sapesse com'è difficile vivere in un corpo che non è il tuo, loro non sanno cosa vuol dire. Un ragazzo di qui 14 anni, che scrive questa cosa in modo bustroferico, non aveva neanche mai capito che aveva scritto questo. Questo è il segnale che l'inconscio ti dà e ti fa capire delle cose molto interessanti. Noi abbiamo provato a dare una chiara lettura a tutti questi fenomeni. Cosa scopriamo? Che molti dei fenomeni a cui la scienza non dà una risposta, un po' perché non la vuol dare, un po' perché non ne ha le capacità, sono collegabili, guarda caso, tutti ai fenomeni di adduzione aliena. È come dire... Io ve l'ho detto, se poi non ci credete, sono cavoli vostri. E con questo mi fermo e ci vediamo oggi pomeriggio. Ristretto di dare il più possibile delle informazioni che possono essere interessanti. Ed è chiaro che queste cose si devono fare perché l'Italia è grande, in un'unica giornata, spingendo dentro tutto un materiale che potrebbe essere trattato, se io facessi un corso all'università mi ci vorrebbero 60 ore per scrivere, per dire bene tutte le cose. Avevamo cominciato con i bambini piccoli e volevo leggere queste due pagine
che sono la testimonianza di un babbo. La piccola raccolta di strane cose dette in ordine sparso dal bambino piccolo. Perché all'inizio, dice lui, veniva uno brutto sul lampadario e aveva una paura incredibile in camera da letto. Con l'andare del tempo si è abituata dalla bambina piccola. Lo vede anche in auto sul condizionatore d'aria. Allora, cosa fareste voi se il vostro figlio vi dice che vedete uno spettro che si aggira nella stanza e voi vi preoccupereste? Di solito la gente pensa, vai, c'ho il figlio impazzito. Invece di pensare alla cosa più banale, non è affatto pazzo, ma ha delle possibilità di vedere delle cose che io magari non vedo. Anche questa potrebbe essere valida. Pingu lo chiama, perché è un personaggio dei cartoni animati. All'inizio mi diceva che vedeva Pingu e aveva paura. È un cartone animato di un pinguino. Sapete queste cose giapponesi? In seguito lo chiama l'amico e in aggiunta c'è pure l'amico della mamma che gli tocca il pancino. A me il pancino lo tocca pure i piedini. Vede anche uno alto e uno piccolo, quello alto dietro la tenda della camera da letto. Pinza color panna. Mi ha mostrato la pinza e mi ha detto, ecco, è così l'amico. Lo chiama pizza color panna, bambino piccolo, una bambina di 1 anno e mezzo, che ha una bacchetta in mano, una bacchetta che ti batte in testa con il tamburo e ti fa male, è la bacchetta che il piccolo grigio usa per darti la scossa. Il grigio usa questa piccola bacchetta e insieme agli altri si muove nell'ambito della ricostruzione ipnotica come uno che ti voglia far spostare senza toccarti. Il grigio fa quello che fa il cane pastore con le pecore. Classico esempio. Hai davanti a te tutto buio, c'è la porta illuminata, la luce è da dietro e i piccoletti sono davanti a te lì. E tu li vedi solamente come corpo, la luce viene da dietro, un po' azzurrata, bianca, ma da dietro. Questi a un certo punto si aprono a ventaglio e si richiudono dietro. Il tuo istinto è subito quello di andare avanti e ti fanno entrare nella porta. Cioè si muovono in questo modo, utilizzando quelle che sono poi le tecniche del cane pastore, che poi sono anche le tecniche della programmazione neurolinguistica che uso col gatto. Come si fa a muovere il gatto? Il gatto è cinestesico, il cane invece è auditivo. Il gatto cinestesico comunichi col gatto toccandolo. Se te comunichi col gatto e lo tocchi, il gatto capisce. Se te lo fai con il cane, capisce molto meno. Il cane gli devi dire delle cose con una certa voce. Il gatto se ne fotte. Però se lo tocchi, allora è come la mucca. Il gatto è come la mucca di Erickson. Erickson, che è quello che un po' ha scoperto e ha scientificizzato l'ipnosi regressiva, un bel giorno si ferma davanti a una campagna dove stava per piovere, un contadino voleva mettere la mucca dentro la stalla e si ferma per osservare. Erickson aveva avuto 2 attacchi poliomielitici, per questo quando era piccolo non poteva giocare a palla, ma si fermava a guardare i bambini che giocavano, così diventerà un grande osservatore. Pessimo giocatore di calcio, ma grande osservatore. E quindi si inventerà quella che poi sarà la programmazione neurolinguistica di Rossi, di Bandler, di Grinder e così via. Scena. La stalla, la mucca col culone di fuori e la testa dentro e il contadino incazzato perché stava per piovere che cerca di pigiare il culone della mucca dentro. La mucca immobile. E questo contadino è Erickson che guarda lontano questa scena. A un certo punto il contadino, sempre più incazzato, stava sempre più per piovere, in un gesto disperato tira la coda alla mucca per fargli un dispetto. È lo stesso istante in cui la mucca si precipita dentro. Erickson nota questa cosa e cosa scopre? Che la mucca si era messa nella sua testa di fare tutto il contrario di quello che aveva detto il contadino. Nello stesso istante in cui lui è impegnato così, gli tiri la coda, la mucca è impegnatissima nel non farsi spingere. Automaticamente gli parte in contrasto l'idea che il contadino la vuole tirar fuori, allora lui entra subito dentro. No? È quella che sono le tecniche con le persone che non entrano in ipnosi.
Allora cosa li fai? Li metti in una ipnosi vecchia, in quella che si faceva una volta, che ora si fa sempre meno. Allora, ti rilasserai, a un certo punto ti rilasserai, chiudi gli occhi chiusi, eccetera, eccetera. A un certo punto vedi che il soggetto apre gli occhi e ti guarda e ride. Così. E tu gli dici, molto bene, allora possiamo continuare con gli occhi aperti. Occhi subito chiusi. Questo è per dire, no? La bacchetta è quella che serve per dare la scossa. La macchina che vola, che è di colore rosso, dice la bambina piccola. La dottoressa, dai capelli gialli e dal vestito blu. Alta. Il coccodrillo alto alto, dice il bambino piccolo. E poi la bambina prova ad attraversare i muri. Prova ad attraversare i muri, rispinge dicendo non ci riesco. La bambina piccola tenta di attraversare i muri, ma non ce la può fare. Perché? Perché durante la notte è arrivato Pingu e insieme sono passati dall'altra parte del muro. Quindi il giorno dopo la bambina se lo ricorda. E solo che non perché la bambina non ha modelli mentali come gli esseri umani, riprova a passare attraverso il muro. Spinge, ma non funziona. In una determinata zona della città indica sempre un punto dove attualmente si verificano gli avvistamenti e dice l'amico, è lì l'amico. L'amico era anche Monello. Si corca nella culla da sola la ragazza, cosa che non ha mai fatto, perché dormiva in mezzo nel lettone con noi. Di notte a volte, quando dorme con noi, si sposta da sola nella culla. Una mattina la domanda sull'amico, se era venuto, mi ha risposto, mi ha detto solo 10 minuti. La bambina non conosce ancora il tempo. 2 anni e mezzo. Ultimamente mi ha detto che l'amico la porta dall'altra parte, ma non mi ha saputo dire dove. Gli ho chiesto se era nell'altra stanza, ma non mi ha risposto, continuava a dire dall'altra parte. Nella macchina che vola c'erano degli animali, tra cui una tigre. Mi ha preso un pupazzo di peluche di Winnie Pooh e mi ha detto, l'amico è fatto così. Mi ha detto pure che Annie, il personaggio di uno dei cartoni animati, e Little Einstein, gli tocca il pancino. Guardate questi occhioni grandi che hanno questi giapponesi, poverini, fanno per una specie di compensazione, fanno tutti i cartoni animati con occhi grandi. Inoltre con l'amico c'è l'aquila. Chi è l'aquila? L'aquila è un personaggio nuovo, una recente acquisizione, se vogliamo, di un problema aggiuntivo. L'aquila è un alieno che sembra un'aquila, o un pollo, un volatile alto, o qualcosa che ha una cosa qui nel mezzo, un occhio. Vi faccio vedere la ricostruzione, già che abbiamo toccato sotto punto dell'aquila. Vediamo se lo trovo. Già che ci siamo, vi faccio vedere. Fammi vedere dove cavolo l'ho messo. Qua. Torno indietro. Foto. Ricostruzione aliena. Va. Lotus lo chiamiamo noi. Guarda un po'. Questa è una delle più brutte, se vogliamo. Anche questo è un po' bruttino. Ecco, vedi, c'ha qualcosa in mezzo alla fronte e queste due cose non sono un colletto alto, come invece viene visto nella ricostruzione. È la parte più difficile, se vogliamo. Vedete come lo descrive qualcun altro. Qualcun altro. Questo è il più brutto di tutti, ma non è ancora così. Comincia ad assomigliarci. Sa ancora, c'è una cosa interessante, ed è per questo che l'adotto non riesce a descrivere bene questa cosa. Qui dietro, nel capocetto, questo è alto 4 metri, questo coso, c'ha una roba che gli si apre così. Una specie di... Ci avete presente quando il cobra lo fanno vedere nei film che si allarga tutto? Così, si apre, si alza. E questa apertura è mobile.
La cosa non ci ha potuto che far pensare al... Noi l'abbiamo chiamato Horus. Perché l'abbiamo chiamato Horus? Perché, tutto sommato, nelle varie descrizioni, vedete questo nasone, ecco, la cosa che ci garbava notare era che c'era qualcosa sotto il mento. O forse era quel becco che abbiamo visto prima. Ci stiamo lavorando ancora su questa ricostruzione, perché è difficile. La vedi qua come è fatta? Guarda. C'è questo pizzettino qua. Qui ci metti una cosa fatta così. Qui ci metti una cosa fatta così. E hai il dio Horus. Oppure il faraone egizio. Con qui l'occhio di Horus. Ma da un punto di vista mitologico, questo ha un significato incredibile, perché noi abbiamo ritrovato quella cosa che ci mancava. E vi dico subito che cosa intendo a dire. Sapete che le mitologie parlano di due dei, che sono l'aquila e il serpente, Enki ed Enlil, degli antichi babilonesi. Andate nel mondo egiziano e trovate l'animale Set e trovate Horus. Horus è un falco, andate in America Latina e trovate Quetzalcoatl, il serpente piumato, e il suo fratello, che è un nome impronunciabile, non so come si dice, che è il Condor. In tutte le culture principali del mondo ci sono queste due figure che sono la rappresentazione, uno di un uccello che vola e l'altro di un anfibio. Ecco, li troviamo ancora una volta, ma molto più descritte, molto più chiare, nella descrizione che l'alieno ne fa. Questo è veramente un figlio di buona donna. E abbiamo cominciato ad acquisire coscienza di questa cosa solo 2 o 3 anni fa, perché bisogna acquisire coscienza di questo fatto. Allora lo vedi bene, e mano a mano che noi cerchiamo, nell'ambito delle nostre ipnosi, di chiarire questa cosa, l'Horus si mostra con la sua personalità all'interno dei discorsi ipnotici, cosa che i primi anni che facevamo questo lavoro non veniva fuori. Ecco, il bambino parla del pollo, l'aquila cosa dice? Bene, cominciamo a vedere che quest'aquila poi entrerà nei ricordi, nei sogni degli adulti, e viene fuori anche nelle ipnosi regressive. Allora, questo non ci interessa più, ma già che c'era, l'abbiamo detto, ve lo faccio vedere. Ecco. Invece io volevo farvi sentire ora questo. Eccola qui, guardate. Si comincia da qui, punto 0, e si arriva qui, punto 30, quindi sono solamente 30 minuti. Ma sprechiamoli questi 30 minuti, che poi saranno un pochino meno perché ve la taglio... per vedere come si svolge un'ipnosi. Ci sono diverse cose nell'ipnosi che devono essere prese in considerazione. Come si comporta il soggetto, come mi comporto io, come gli faccio le domande, sentite il tono della voce, qui viene tolta la parte di induzione ipnotica che non ci interessa, si entra subito nel problema. E vedrete che ci sono alcuni pezzi importanti che si ripropongono in tutte le ipnosi che abbiamo fatto, uguali, dei classici. Ora, questa ipnosi ha una caratteristica, può essere mostrata, perché dentro di sé ci sono le cose classiche che abbiamo sempre descritto, che ho sempre descritto io. I cilindri, la parte animica che se ne va, la vibrazione, il serpentone, le operazioni chirurgiche, tutto quello che te pare. Pre-storia di questa signora. Questa è una signora giovane con 3 figli, se non mi ricordo male. Con lei abbiamo fatto 4 ipnosi. Questa è la prima. Lei veniva alle nostre riunioni, alle riunioni dello Stargate in Toscana. La vedevo, veniva. Piacere, buongiorno, buongiorno, piacere. A un certo punto si ferma e dice: sa, io ho visto le cose che lei dice, interessante, perché ho trovato delle risposte, delle cose che
Era tanto tempo che cercavo, l'ho scoperto per caso, però è interessante, interessante. Quindi grazie, bene, arrivederci. Un bel giorno mi manda una mail e mi dice: mia figlia ha fatto un strano sogno. Mia figlia ha sognato il gecone grande grande che è entrato in camera sua e gli ha fatto la bua con l'unghia dietro la schiena. Ed era piuttosto terrorizzata. Dice: mia figlia, i gechi li prende anche in mano, cioè un grande in mezzo anche questa bambina, Non sarà che c'è qualcosa dietro? E io dico: signore, un banale sogno, non sarà mica, cosa volete che sia, non si preoccupi, però parliamone. Però guardate, se è successo a sua figlia, lei lo sa come vanno queste cose, è successo anche a lei. Quindi non stiamo a mettere in ipnosi la figlia di 3 anni in mezzo perché sarebbe un'impresa e poi non sono voglia di... Però venga a casa mia, facciamo una seduta ipnotica. Sì, sa, io ho già fatto una seduta ipnotica una volta, quando abitavo a Milano. Ma sì? E come mai? Perché c'era un signore che gli interessavano le vite passate e allora uno psicologo, io ero interessata e così sono andata a fare l'ipnosi. Però dopo ha troncato a metà perché si è spaventato ed è scappato. Sì, perché a un certo punto io non gli avevo mai detto, non c'è una cosa strana, ho cominciato a parlare una lingua strana e l'ho minacciato e lui è scappato. E io comincio a pensare, qui c'è qualcosa che non torna, fammela un po' venire, venga signora, venga. Viene la signora con la sua borsettina, si mette lì e mi racconta della scena, del sogno. La bambina si è alzata e mi ha gridato: mamma, mamma, vieni, vieni, c'è il gecone, vieni. E io mi sono accorto, sono andata in camera sua a vedere. C'è un problema, che la mamma mi aveva raccontato questa vicenda in un modo diverso la prima volta per email. Lei mi aveva detto che dormiva nella camera della bambina, non mi aveva detto che dormiva di là ed era entrata nella camera della bambina. Perché due versioni diverse? La cosa mi infastidiva. E allora partiamo dall'istante in cui la donna è nella stanza della bambina e io gli dico di guardare: guarda, c'è la bambina nella culla. Partiamo da lì. Ci sono io e le altre due punte.
Martina mi racconta Marco. Bene, e ora cosa succede? Allora succede che ho rotto verso la finestra. E la finestra è aperta. Forse non è aperta, però entra molta luce dalla finestra. Girante sulla scrivania davanti alla finestra. Che cos'è quella luce? Lo so, una luce molto brillante, molto forte. Vedo un'ombra molto forte della scrivania sul tappeto. E ora cosa succede? Adesso uscire dalla finestra. Ma come mai? Non lo so, posso uscire dalla finestra. Bene. Bene, sta per dire. Sto salendo fuori dalla casa. Come l'ho vestita? Non so vestita. Vedi tutto dall'alto? Sì, vedo tutto dall'alto. Bene. Sto andando verso là. Sono sopra gli altri. Di cosa c'è sopra di me? Sopra di me c'è qualche cosa molto grande. Circolare con delle luci e vedi che viene quella luce. Io vado vicino a quella cosa grande. Respira. Che roba è dentro questa cosa grande? Sì, ci sono delle cose, non sono proprio persone, delle strane leggi, non capisco. Sono grandi o bassi? Bassi. Che colore ha? Un grigio marrone, mi sembra. E non c'è? Non capisco. E quanti sono? Mi sembra proprio un po' limitata ora. Ora non riesco a vedere bene, ora vedo. Ora vedo solo le teste di questi. Hai visto prima? No. E ora cosa succede? Cosa succede? Che se riesco a buttare lo sguardo ci sono delle apparecchi. C'è un apparecchio con un porto metallico di vetro. Io vedo lui.
infatti non riesco a vedere come sono fatte. Thank you.
fanno pancia, penso che sentiranno in questo momento una vibrazione fortissima. Sto cadendo dalla pancia. Ci si sta allargando tutta questa vibrazione. No. Questa vibrazione sembra più forte, molto fastidiosa. Mi sta arrivando dentro la testa. Non riesco a capire, c'è niente. Possibilità di vedere fuori con una grande finestra,
se fosse un volo. La finestra di un aereo di davanti va grandissimo e molto lungo, effettivamente lungo, riesco a girare tutto, non riesco a vedere molto. Poi sotto questo ci sono come delle cose, delle apparecchi. Nella stanza che c'è? Nella stanza che c'è? Dietro ci sono di nuovo tutti questi esseri intorno a qualche altra cosa. Sono detti davanti a un'altra cosa, davanti a... c'è un altro lettino, forse il lettino di prima, non lo so, perché nel frattempo io mi sono girata, devo aver fatto un giro su me stessa, non riesco a capire. Io rivedo un pochino più in là il cilindro, quello di prima. Il cilindro di prima lo rivedo. Dietro questo cilindro ci sono tutti loro, li vedo di schiena, che stanno lavorando su qualche altra cosa.
stanno spendendo via tutta quanta la vibrazione. Ora sono nel mio letto, credo nel letto della stanza, che è tu. Il numero dove? Non c'è. E c'è luce nella stanza? No. Quando tu? Ora cosa succede? Arrivavo due di quelli come quello che mi era molto vicino, questi grandissimi occhi. Di dove passano? Mi sono resi entrati dalla finestra, ma non ne sono sicura. Mi sono entrati e mi riguardavano la bambina. Quella è la porta. Oh, lei non sembra cosciente. La tengono tutte e due. Il mano? No. Lo tengono da sotto le ascelle. Ah, credo. E lo posano, sta posando anche la coppia. Una coppia. Sono bianchi di pelle? Sì, bianchi, sì. E sono vestiti di bianco? Sì, tipo bianco, sì. E hanno gli occhi molto, molto, molto grandi. Molto grandi? Molto grandi, veramente molto grandi. E quante mi danno, se ne mangio? O tre o quattro. Guarda bene. Forse tre, comunque, forse tre, direi tre. Le puoi contare tre? Sì, tre. Sei sicura? Sì. Che colore hanno i capelli? Oh, non hanno i capelli. Tutta la loro testa è bianco, bianco-grigia. Come si è fatta la testa? Hanno qualcosa in testa? No, non hanno niente in testa, hanno una pelle molto liscia, ma non completamente liscia, come delle piccole gote, piccole leggere. Ah, sì, gli occhi sono tondi, grandi. Non sono tondi, sono un po' come lunghi, comunque molto grandi. Molto grandi. Sembra umida la pelle. Sembra umida, sì. Sembra comunque molto liscia, non saprei se è proprio umida. Comunque molto liscia, riflette un po' su di me, sì. Sì. E i denti come sono? Hanno delle coppie veramente piccole, perciò i denti si intravedono, piccolissimi denti appuntiti, due denti appuntiti, ma molto, molto piccoli, anche i denti centrali sono veramente piccoli. Piccoli. Cosa fanno? Mettono la tua bambina a letto? Ah, sì, fanno qualcosa su di lei, però lasciano a me nella culla. Sì. E ora cosa succede? Dalla mia. Dalla finestra? No, dal soffitto. Ci passano del mezzo? Sì, decisamente. Il soffitto diventa di qualche colore? No, è come se diventasse... Cioè, intravedi una luce, ma come se diventasse... Quando fai un gentil sasso in una pozzanghera, no? Sì. Fa lo stesso effetto. Sì, come se fosse liquido. Liquido. È strano, perché tutto diventa liquido contemporaneamente, come se non ci fosse differenza tra il materiale dei legni e delle mezzane nel soffitto. Ci sono i travi, le mezzane, e tutto è ugualmente liquido, come se fosse... Bene. E ora cosa succede? Ti addormenti? Credo di sì. E la tua bambina si addormenta? La mia bambina già dorme, mi sembra. Bene. Era la prima volta che vedi in quel gesso? Non credo. Quante altre volte l'hai visto? Penso di averli visti diverse volte. Beh, ora riposo, lo spiego. Eccoci. E tutti rilassi. Possiamo fermarci anche qui. Ecco, questo è un esempio di quelli banali. Oh, sì, di quelli banali.
Mi ricordo di un signore del Centro Ufologico Nazionale che diceva che io facevo del terrorismo ufologico. Però bisogna fare una scelta. Qual è la scelta? È continuare a parlare degli alieni buoni che ci vogliono tanto bene o far vedere le cose come stanno? Il problema è che dietro questi tipi di situazioni si descrive qualcosa di incredibile, inatteso, come l'alieno mi piglia, mi fa da bambina. E certo, perché questa è la realtà dei fatti. L'alieno viene per prenderti delle cose, non viene per darti niente. Viene per prenderti delle cose. Allora l'idea è che l'alieno qui non ci viene più se te sei cosciente di quello che sta succedendo. Perché se te non sei cosciente non te ne rendi conto, rimani sempre a livello della New Age, vai da Dhammanur a Ramta per tutta la vita, magari suffragato anche da qualche un composto chimico che ogni tanto ti prendi perché ti viene la disperazione, e invece le cose sono diverse. Non è così. Allora, vedete, in questa piccola ipnosi, dura 30 minuti, mezz'ora, il soggetto, noi non abbiamo ancora scritto Alien Cicatrix, quindi il soggetto parla di tutte quelle cose che poi noi descriveremo laggiù, dei cilindri, quello verticale, quello orizzontale, con quella cosa che si sta formando dentro. Cosa si sta formando dentro? Noi lo sappiamo cosa si sta formando dentro. Se noi avessimo voluto farglielo vedere, alla donna gliel'avremmo fatto vedere. A noi ci bastano ormai pochi particolari della stanza per sapere che cosa sta succedendo, che tipo di alieno c'è, come te stai vivendo la tua OBE, Out of the Body Experience, che come è stata descritta. È stata descritta a un certo punto, io posso volare nella stanza, sì, sono un po' un fantasmino, c'ho un cordone che è collegato, ah sì, al cilindro dove ci sono io dentro. Come ti chiami? Antonella. Se fosse uscita la parte animica, le cose sarebbero state completamente diverse. Non avresti visto nessun cordone, non avresti visto nessun corpo eterico, se vogliamo chiamarlo così. E alla domanda come ti chiami, il soggetto non avrebbe saputo rispondere. Fermiamoci un attimo su questo particolare, perché visto che affrontiamo anche il tema delle OBE, vediamo come questo problema entri nel vero senso della parola all'interno degli rapimenti alieni. Ci sono due tipi di OBE. Io non mi ero mai interessato di queste cose, pensavo che fossero tutte puttanate. Lo posso assicurare. Mi sono dovuto ricredere tante cose. Ma nella vita è così, te devi pensare una cosa oggi, domani ne penserai un'altra. Io ho cominciato a votare il Partito Liberale, poi sono finito a votare per Bertinotti, poi di là non c'è più nessuno. Cioè, ho cambiato, no? Guai a chi. Una volta una ragazza mi disse, rimani sempre così come sei. E no, devi cambiare. Se no, non c'è l'evoluzione della coscienza. L'OBE. Ci sono due tipi di OBE. Una in cui esce una cosa che ha la visione dello spazio e del tempo molto strana. Cioè, non ha la visione del tempo. E quando gli dici dove stai guardando, dappertutto ti risponde. Cioè non è che guarda davanti, non è direzionata l'immagine, no? Tanto è vero
Ce ne accorgemmo questo perché nella prima volta che viene fuori questa cosa, l'addotto che viene messo nel cilindro della lavatrice, così come la chiamiamo, perché poi gira, vibra, poi si stacca dopo la vibrazione questa cosa e dall'alto vedi tutto quello che succede. E io, se si stacca, se questo è l'orizzontale, il signore che si stacca, io penso che faccia così e poi per guardarsi sotto si deve girare. E io gli dico, cosa stai guardando? Di sotto. Ah, quando ti sei girato per guardare? Cosa stai guardando? Questo, quello e quell'altro. Ah, ma quando ti sei girato per guardare di sotto? E questa persona mi dice, non mi sono mai girato. Allora come fai a guardare di sotto? Ma io vedo dappertutto. Ecco, fu il primo momento in cui non ci si capì più niente. Guardati il corpo. Non ho corpo. Guardati le mani, non ho le mani. Come ti chiami? Non so rispondere.